Bene, buongiorno a tutti e benvenuti alla ultima tappa del Giro d'Italia della CSA. Siamo all'Acquario di Genova e vogliamo chiudere questo tour che, come qualcuno sa, ha percorso l'Italia da nord a sud in 15 tappe. La chiudiamo a Genova, che è un po' una tradizione fare l'ultima tappa a Genova ormai da un po' di anni, ma quest'anno diventa anche, diciamo, qualcosa anche un po' di speciale per due motivi. Beh, il primo è che anche se siamo in pochi, ma siamo in presenza, e quindi è già un bel segnale che stiamo rinascendo sostenibili. E il secondo è che abbiamo scelto di appunto chiudere la tappa l'8 di giugno proprio perché è una giornata dedicata agli oceani e quindi ha un doppio significato. Come dicevo, è una tradizione chiudere il Giro d'Italia a Genova e ringrazio Etiche Lab, che è il nostro partner storico, ormai sono tanti anni che ci sostiene in questa attività. Ringrazio ovviamente l'Acquario che ci ospita, il Comune di Genova e la Regione Liguria che hanno concesso il patrocinio alla tappa. Mi fa piacere ricordare che il Salone è una manifestazione che ormai ha tanti anni alle spalle, sono 9 anni con questo formato, ma addirittura abbiamo iniziato nel 2005 con un format simile che si chiamava Dal Dire al Fare. Adesso il Salone è promosso da ASVIS, avremo poi il piacere di ascoltare Gianni Bottalico, da Global Compact, dal CSR Manager Network, da Union Camere, Sodalitas, Bocconi e Coinetica. Quindi l'obiettivo è da sempre quello di far dialogare diversi attori sociali e anche quello di valorizzare le esperienze innovative. E devo dire che io tutti gli anni sono sempre molto contenta di fare questo tour per l'Italia perché scopriamo realtà veramente interessanti, capaci di dare diciamo, una dimensione concreta alla sostenibilità, anche in luoghi dove magari eravamo un po' più titubanti, no? Quest'anno a Messina ci sono state esperienze di aziende veramente molto molto valide. Il titolo, come dicevo, è Rinascere Sostenibili, quindi come ci piace dire, non è più tanto una sfida ma una certezza, o rinasciamo sostenibili o non ripartiamo. Quindi è quello che è diventato quasi un imperativo per tutti. Per darvi un'idea di che cos'è il Salone Nazionale, chiedo alla regia di mandare un breve video, sono circa 2 minuti, che racconta l'edizione 2020. Prego. L'appuntamento più atteso dalle imprese che credono nella sostenibilità si è concluso con risultati importanti. 80 eventi in diretta streaming dall'Università Bocconi, 375 relatori e 206 organizzazioni protagoniste. Ambiente, comunità, clienti, dipendenti, fornitori e investitori. Sono questi i filoni tematici che hanno guidato gli incontri, mettendo a confronto le esperienze di imprese, organizzazioni e istituzioni. Oltre 12.000 i collegamenti e 5.639 le ore di connessione totali. E ancora, l'edizione 2020 ha coinvolto 14 tappe sul territorio, con 200 relatori e oltre 5.000 partecipanti. Economia circolare, diversity e inclusion, welfare generativo, impact investing, rigenerazione urbana e tanti altri sono i temi da continuare ad approfondire per affrontare le sfide del mercato. Il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale è una community di imprese, operatori, studenti, cittadini per la sostenibilità, con un unico obiettivo, un presente e un futuro più sostenibili. Gli appuntamenti continuano con il Giro d'Italia della CSR, il Salone Extra e tante nuove attività dal prossimo gennaio fino all'edizione nazionale a Milano in Università Bocconi, il prossimo 12 e 13 ottobre 2021. L'edizione 2020 è stata un'edizione ibrida, avevamo i relatori in Bocconi, ma tutte le persone erano collegate.
Naturalmente 12-13 ottobre 2021 ci auguriamo di poter avere come sempre il pubblico in presenza e quindi è un auspicio che anche tutta l'attività della convegnistica, delle manifestazioni possa riprendere, speriamo, in tempi rapidi. Questa tappa, come dicevo, mette al centro dell'attenzione il tema degli oceani e in particolare il rapporto anche che collega il mondo dell'impresa, le organizzazioni del terzo settore, ma con tutti con un obiettivo di adottare pratiche sostenibili, proteggere la salute degli ecosistemi marini e costieri, ma anche educare il consumatore per salvaguardare quella che è una risorsa importante che sappiamo anche i relatori racconteranno quanto è importante, perché dire che è importante non è sufficiente. Aiuta il clima, la biodiversità, il settore della pesca, del turismo, ma migliora la salute delle persone e del pianeta. I lavori saranno aperti da Giovanni Battista Valsecchi, presidente di Ethic Lab, che poi introdurrà Alberto Melotti. Seguiranno gli interventi dell'assessore Francesco Maresca, che è del comune di Genova. Purtroppo il presidente Toti ha avuto un impedimento per cui non sarà con noi. Poi interverrà Gianni Bottalico, responsabile delle relazioni territoriali di ASVIS. Ci collegheremo con Maria Sole Bianco, che è presidente di World Rise. Io poi passerò la parola a Daniela Congiu di Ethic Lab, che introdurrà e coordinerà gli interventi delle organizzazioni. Federico Lopez de Mendoza di Esselunga, Simone Bondanza dell'Acquario di Genova, Simona Mesciola di Generali Conserve, Paolo Baldoni di Garbage Group, Arianna Liconti di Outdoor Portofino, Despina Fraguoli, non so se lo pronuncio giusto, dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Gianluigi Redegalli di Batrex. Passo ora la parola a Giovanni Battista Valsecchi, presidente di Ethic Lab. Mi smaschero, grazie Rossella. Innanzitutto buongiorno a tutti e come diceva Rossella è un vero piacere poter, insomma, a distanza di un anno, ritornare a organizzare un evento come questo in presenza e in una giornata come questa. Rossella giustamente ricordava che il titolo non a caso ha questo giorno una simbologia particolare e credo che non potesse avere location migliore che l'acquario di Genova. È stato un anno molto particolare, molto difficile per tutti, in cui credo che ci sia stato il tempo per riflettere su alcuni dei temi che anche Rossella citava, di quanto sia urgente, esigente rinascere sostenibili. Non è più una scelta che alcuni virtuosi o alcuni illuminati possono fare o devono fare, ma è un qualcosa su cui tutti ci dobbiamo impegnare. Come Ethic Lab la nostra missione è proprio, come associazione, quella di diffondere, divulgare questo messaggio, questo tipo di approccio e dimostrare attraverso i nostri associati, che sono sia imprese che altre associazioni, che singoli individui, quanto questo deve permeare la realtà e la quotidianità di tutti i giorni, perché solo attraverso un cambio radicale di approccio, di visione, che passa per la quotidianità, si può avere questa trasformazione rigenerativa che è anche sostenibile. E sostenibilità vuol dire lungimiranza, vuol dire avere un progetto a lungo termine, vuol dire riuscire ad avere delle azioni oggi che poi tramanderemo, lasceremo a chi verrà dopo di noi in questa corretta gestione dell'ambiente. Parlare di oceani ha una grande valenza, perché il nostro pianeta è per lo più coperto da oceani e direi che sintetizzano bene quello che è il rapporto tra ambiente, che non è necessariamente solo natura, ma è tutto quello che ci circonda, e persone, uomini, socialità ed economia, perché poi sono tre aspetti fondamentali che devono essere gestiti in maniera armonica per avere davvero un approccio sostenibile.
come IT Club quest'anno, proprio per testimoniare quanto è vero questo e quanto l'ambiente ci sta dando dei segnali inequivocabili, che insomma il tempo è venuto, è la variabile di cui abbiamo meno disponibilità, e quindi l'urgenza è impellente. Un video che ci fa capire appunto tramite avvistamenti o cambiamenti che ci sono stati anche molto vicini a casa nostra, quanto questo sia imminente, reale, e quanto dobbiamo impegnarci concretamente. Lascio la parola al dottor Melotti, che ci ha accompagnato in questo progetto di cui vi parlavo. Grazie, buona giornata a tutti, un saluto da parte mia e di parte della direzione di Banco BPM a tutti coloro che sono presenti qui in sala e a chi ha collegato da remoto. Devo dire che oggi sentiamo parlare molto di sostenibilità, transizione energetica, sono temi oggi veramente che stanno diventando nel quotidiano. Speriamo, ecco, noi speriamo anche, e cercheremo di farlo concretamente con il nostro supporto, anche che dalle parole poi si passi effettivamente alle azioni, perché penso personalmente che ormai siamo arrivati a una deadline in cui la natura ci sta presentando dei conti molto gravosi e quindi ci pone di fronte a delle responsabilità personali a cui non possiamo sottrarci se vogliamo consegnare ai nostri figli, ai nostri ragazzi, un mondo che sia vivibile. Ecco, sono questi un po' i temi per cui abbiamo colto con favore la richiesta che ci è stata proposta da IT Club di essere partner sponsor della tappa genovese. Perché? Perché come Banco BPM crediamo fortemente in questi valori, tanto che oggi siamo annoverati nella lista che è stata redatta da una società di analisi internazionale che si chiama Statista. Siamo annoverati tra le 150 aziende leader italiane in sostenibilità, quindi lo diciamo ma anche lo pratichiamo. Come abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto per essere veramente attenti ai temi di transizione energetica, sostenibilità e dell'ambiente? Abbiamo avviato 7 cantieri negli ultimi 18 mesi, sono cantieri che sostanzialmente integrano tutte le tematiche ESG in tutte le funzioni aziendali e di business. Naturalmente il primo ambito su cui abbiamo lavorato e su cui stiamo lavorando è il tema dell'utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili, e abbiamo un progetto molto sfidante, quello di arrivare nel 2023 di raggiungere la carbon neutrality. Quindi questo è il nostro primo goals che ci siamo posti. L'anno scorso è stato costituito il comitato manageriale ESG e c'è all'interno delle strutture diverse una struttura di sostenibilità presieduta personalmente dal nostro amministratore delegato, e che vede il coinvolgimento di tutti i colleghi di tutte le funzioni e di tutte le strutture di rete. Quindi un qualcosa che deve permeare la sensibilità di tutti i 20.000 colleghi del gruppo Banco BPM. Ecco, e questo lo abbiamo fatto andando a ampliare anche la nostra offerta commerciale, inserendo una gamma di servizi e prodotti che consente ai nostri clienti di poter sfruttare quelle che sono le misure messe in atto dal governo italiano per quanto riguarda super bonus 110, il famoso eco bonus, che sono misure finalizzate a riqualificare il patrimonio immobiliare italiano, oggi abbastanza vetusto ed energivoro. O dall'altra parte abbiamo anche lanciato un mutuo green, che è un mutuo che permette di finanziare l'acquisto di immobili e la ristrutturazione, e che prevede per i contraenti un bonus in termini di applicazione di spread qualora si raggiunga un efficientamento energetico che migliori del 30% l'utilizzo di energia, oppure consenta all'immobile di raggiungere un miglioramento di 2 classi da un punto di vista dell'attestazione delle prestazioni energetiche. E dal punto di vista delle aziende abbiamo stanziato un plafond di 5 miliardi per sostenere investimenti in sostenibilità.
e su questo ci siamo fatti affiancare dal Politecnico di Milano per validare questi progetti, non avendo noi in casa naturalmente le competenze tecniche per la valutazione. E da parte nostra abbiamo visto che chi oggi sta investendo su ambiente è sicuramente azienda molto più resiliente, e quindi anche da un punto di vista meramente utilistico, da un punto di vista nostro, sono le aziende anche che ci creano meno problematiche da un punto di vista del merito creditizio. Gli ultimi due pensieri che vorrei dare è quello che abbiamo fatto come Banco BPM nell'ultimo anno e mezzo dell'emergenza sanitaria. Noi abbiamo stanziato oltre 6 milioni di euro a favore di ospedali, RSA, Onlus, per la fornitura di dispositivi di protezione, quindi mascherine, camici, guanti. Abbiamo fornito ecografi a RSA per consentire il trattamento delle persone più fragili in loco invece di doverle portare presso strutture sanitarie che erano in quel momento fonte e veicolo di contagio. E abbiamo sostenuto le varie Caritas diocesane per aiutare tutto il problema sociale che l'emergenza sanitaria ha creato. E da ultimo ricordo il progetto scuola, che ci ha visto supportare oltre 400 istituti scolastici per la fornitura di materiale didattico, di lavagne interattivi, di personal computer, per consentire a tutti i nostri ragazzi, soprattutto alle persone meno abbienti, di poter partecipare alle lezioni di didattica a distanza. Grazie e buon lavoro a tutti. Vediamo il video. Sì, esatto, l'anteprima, la suggestione che vi volevamo dare è questa puntata speciale del video, di una serie di video che si chiamano Close to Home, ma questa è molto particolare perché appunto tratta del mare di fronte a casa nostra, del mare Ligure, con degli ospiti d'eccezione. Prego. C'era una volta, e c'è ancora, il mare. Guardando questa distesa d'acqua, il nostro occhio può solo immaginare cosa si nasconda sotto la superficie. Tra tutti i paesaggi, il mare è quello più misterioso. Qui vivono gli animali più grandi della Terra. Il loro mondo è forse più insondabile della superficie lunare. Eppure, la loro casa confina con quella dell'uomo. Balene e capodogli nuotano a pochi chilometri dalle nostre coste, dalle nostre città. Il mistero delle loro esistenze lambisce le certezze delle nostre vite. Questo capodoglio, che caccia a 1000 metri di profondità, ha a che fare con l'uomo e viceversa. In natura, ogni cosa è intrecciata in una trama invisibile di fili. La pietra con l'albero, la luna con il mare, la conoscenza con l'immaginazione. Nel mare tutto è in movimento, le onde, le correnti e con esse le prede e i predatori. Non ci sono confini né dogane. È quello che è successo davanti alle coste della Liguria durante l'ultimo anno. 3 visitatori insoliti per questi mari sono arrivati fin qui dall'altra parte del mondo, nuotando per miglia e miglia. Dicembre 2019. Un gruppo di 5 orche viene avvistato davanti al porto di Voltri. Il loro è un viaggio lungo 3700 miglia che le ha portate fin qui dall'Islanda. Novembre 2020. Una megattera viene ripresa da un drone davanti al porto di Savona. Il suo è un viaggio nello spazio e nel tempo. Una foto dello stesso animale, scattata a Santo Domingo nel 1986, ci informa di questo lungo girovagare. Aprile 2021. Una giovane balena grigia di un anno o poco più nuota a pochi metri dalla costa Ligure. La sua è un'odissea straordinaria.
questo mammifero, che abitualmente vive nel Pacifico, potrebbe aver trovato un passaggio a nord, lungo lo stretto di Bering, dove lo scioglimento dei ghiacci è ormai evidente. I viaggi degli animali cosa ci dicono? Ci dicono che il mondo sta cambiando e lo sta facendo velocemente. Molte specie arriveranno, altre spariranno o andranno altrove. C'è di più. Questi animali che viaggiano fra mari e latitudini ci ricordano che il mondo ha bisogno di nuovi sguardi, più attenti, più consapevoli. Dietro al paesaggio della quotidianità, anche il più prossimo e consumato, c'è qualcosa che merita di essere guardato e difeso. Davvero, l'esotico è nel giardino di casa. Ci introduce proprio al discorso che poi andremo a fare anche con le varie testimonianze. Quindi ringrazio Alberto Melotti e Giovanni Battista Valsecchi e li caccio. Grazie. Grazie. A questo punto chiedo all'assessore Francesco Maresca se mi raggiunge al tavolo e a Gianni Bottalico se mi raggiunge dall'altra parte. Prego, assessore. Ecco, ringraziamo l'assessore che è stato così gentile da venire a sostituire il sindaco che comunque ci teneva, perché anche l'anno scorso il sindaco Bucci ha partecipato. Prego, assessore. Grazie. Tanto colgo l'occasione, appunto, mi allaccio appunto al fatto che il sindaco ci tiene molto a questi temi. Per ringraziarvi e portarvi il saluto del sindaco, per ringraziare la vostra, io la chiamo community della sostenibilità, in questo caso del mare, anche proprio per aver portato qui a Genova l'ultima tappa del Salone, che per noi è molto importante, è un grande orgoglio proprio per il fatto che anche noi come amministrazione comunale, ma credo anche come altri enti territoriali, in questo momento stiamo investendo tanto, dovremo investire tanto proprio per la sostenibilità ambientale, che è il futuro non soltanto appunto della vivibilità del nostro pianeta, delle persone, ma io credo anche, lasciatemelo dire perché sono assessore allo sviluppo economico portuale, ma anche del lavoro dei nostri giovani, dei nostri meno giovani e di tutte le persone comunque che vivranno nei prossimi anni in un contesto globale in cui la sostenibilità ambientale, le energie alternative, che non dovranno essere più alternative ma dovranno essere poi quelle di routine che ci saranno nel mondo, lavoreranno. Proprio in questo contesto devo dire che il video che avete mostrato è stato molto emozionante anche per me, che amo il mare fin da quando sono piccolo. È un video che mostra davvero quanto i cambiamenti climatici poi condizioneranno anche in positivo il nostro modo di vivere, io credo, e non soltanto in negativo, se noi saremo pronti proprio per organizzarci a rispettare un po' di più la natura che ci circonda. Sotto questo punto di vista, come Comune di Genova abbiamo organizzato alcune iniziative proprio a supportare la sostenibilità ambientale anche nel campo sociale. Nel Blue District, per fare un esempio, che è un palazzo antico della nostra città, Palazzo Verde, che abbiamo ristrutturato proprio sull'onda della Blue Economy, della sostenibilità ambientale, abbiamo, grazie anche a Fondazione di Compagnia San Paolo e Fondazione Carige, abbiamo fatto un bando di 40.000 euro per progetti innovativi sulla sostenibilità ambientale per i nostri giovani
e non soltanto per i giovani, in modo tale che possano anche proporre all'amministrazione comunale progetti che vadano in questo senso, quindi più vicini ai cittadini, più vicini all'ambiente, che magari possono essere progetti del domani. Quindi io credo che enti, fondazioni, istituzioni, cittadini, privati, aziende siano ormai inseriti in un contesto globale di sostenibilità molto importante. E per citare l'ultima questione di questo piccolo preambolo che faccio, è sicuramente la sostenibilità ambientale dal punto di vista delle energie. Noi come ente, come comune, ma anche in parallelo con gli enti sovraordinati come autorità di sistema portuale e Regione Liguria, abbiamo... È il mio? Sì, perché è bionico, qui qualcuno era bionico, eravamo no, qua, dice io guardavo io... Il mio bypass non era funzionato, perfettamente. Arriva da lì. Ok. No, crediamo che anche la decarbonizzazione del porto di Genova sia uno degli aspetti fondamentali e importanti per creare energia pulita per la città, che vada anche a supporto dei cittadini genovesi. Quindi su questo aspetto stiamo lavorando tantissimo con autorità portuale. Perché crediamo che anche i pannelli solari, fotovoltaico, l'investimento in queste nuove energie possa anche avvicinare i cittadini al proprio porto, avvicinare i cittadini al mare e poi soprattutto, lasciatemelo dire, in un contesto europeo in cui l'Unione Europea con la Commissione Europea, grazie a determinati orientamenti e anche atti proprio giuridici veri e propri, chiede all'Italia, chiede al nostro Paese entro il 2025 di creare un'economia circolare che consenta di essere al livello degli standard europei dei paesi del nord che sono più evoluti rispetto al nostro. Quindi anche Genova in questo vuole essere una città modello che arrivi magari prima rispetto ad altre a questi obiettivi. Quindi io ho lanciato tre cose che le amministrazioni devono fare, tre questioni su cui ci dobbiamo occupare tutti noi, e vi ringrazio ancora, rinnovo i saluti del sindaco Bucci per la vostra presenza qua dell'ultima tappa e sarò lieto anche di partecipare anche alle prossime manifestazioni. Grazie davvero. Sì, assessore, volevo farle una domanda, visto che certo. Ha citato il lavoro, no? Quindi che tra l'altro è un tema che la riguarda molto da vicino. Ma effettivamente tutti continuano a dirlo che i posti di lavoro aumenteranno nell'ambito delle attività cosiddette della green economy. Secondo lei anche in Liguria ci sarà, e a Genova in particolare, questo rappresenterà uno scenario veramente a breve termine? Io credo di sì, però sono le istituzioni e gli enti di formazione che devono avere la capacità di fare questo lavoro. Perché molto spesso noi ci troviamo di fronte a problemi aziendali enormi, con licenziamenti, con magari su lavori anche magari tra 5-10 anni non avranno più futuro. Quindi noi dobbiamo anche far capire attraverso campagne di sensibilizzazione e formative specifiche che ai lavoratori che oggi fanno un determinato lavoro, un domani potranno magari occuparsi sempre della stessa mansione, ma attraverso uno strumento diverso, magari più digitale, più innovative. Quindi noi non dobbiamo escludere determinati lavori, ma semmai noi dobbiamo cercare attraverso opere di sensibilizzazione e formazione di includere determinati lavoratori in lavori del futuro che poi consentano di raggiungere la stessa utilità sociale. Quindi io invece credo che già adesso ci saranno delle ottime prospettive, sarà un percorso un po' non facilissimo, perché sappiamo benissimo che soprattutto nel nostro paese la trasformazione del lavoro non è facilissimo, perché siamo abbastanza abitudinari, però io credo che invece come amministrazioni potremmo fare questo lavoro già da adesso, assolutamente. Sì, riconvertire le competenze e digitalizzazione e sostenibilità ormai abbiamo capito che vanno a braccetto, no? Così. Quindi è molto interessante anche appunto che tutti i vari soggetti, quindi dalle istituzioni alle imprese, anche agli enti non profit, anche il mondo delle istituzioni in termini più generali, si impegni in questa vera metamorfosi che è il cambiamento, perché non vogliamo lasciare la comfort zone, siamo abituati a fare delle cose e pensiamo di doverle fare sempre così. Non è vero, è il momento giusto di cambiare.
Chiedo a Gianni Bottalico di raccontarci cosa sta facendo Asvis, visto che oltretutto Gianni ci ha anche seguito in qualche altra tappa. Sì, grazie. Devo dirti con sincerità che mi fa molto piacere aver risentito dei rumori che non ero più abituato a sentire, a rivedere delle persone, a ricontattarsi. Questo è importante, perché vuol dire che quel rinascere che tu hai ricordato prima sta diventando una realtà, e soprattutto consentimi anche di congratularmi con te, con l'organizzazione, perché abbiamo vissuto come Alleanza Produttivo Sostenibile questo percorso, queste tappe, ci sono stato io, altri colleghi, quindi ci siamo accompagnati a vicenda, e con la fatica di aver viaggiato in maniera virtuale, lo avevamo già fatto grazie a Dio anche prima, abbiamo potuto come confermare innanzitutto questo lavoro comune, questo contributo che voi avete dato anche all'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile nel svolgere il proprio lavoro, che è quello, come tu dicevi prima, ricordavi, quello di, come dire, di aiutare e accompagnare questo processo di cambiamento rispetto e di coerenza rispetto all'Agenda 2030, ma di farlo con questa attenzione che ci è molto cara, l'attenzione al territorio. Il viaggiare con queste tappe, l'aver avuto cura dei territori, ha rafforzato in noi la convinzione, che è una convinzione comune, che se l'Agenda 2030 avrà una sua piena realizzazione, ciò avverrà solo se saremo capaci di calarla nelle nostre realtà territoriali. Altrimenti rimangono degli esperimenti di laboratorio che rimangono lì. E queste buone pratiche, le esperienze, i racconti che abbiamo ascoltato confortano e confermano questo, che le tante buone pratiche coerenti con l'Agenda 2030 devono diventare poi buone politiche. Capisco l'assessore quando richiama la responsabilità un po' dei soggetti da questo punto di vista, io credo che c'è una grande vitalità da questo punto di vista da parte dei soggetti, dei promotori, delle imprese, delle associazioni, di categorie, eccetera. Da questo punto di vista, dobbiamo cercare però di fare fattor comune su questo, perché c'è un mondo che produce tante buone pratiche e c'è una politica che deve avere il coraggio di assumere quelle buone pratiche come non ah che bello, ma politiche, cioè strategie di sviluppo, strategie da mettere in campo sul territorio. Quindi siamo tutti chiamati a una responsabilità comune rispetto a questo. E mai come adesso il tema, ancora che Rossella ricordava, rinascere sostenibile, è quantomeno attuale rispetto anche a una ingenti risorse economiche che verranno messe in campo, che anche qui dovranno avere la loro, avranno forza e valenza a misura in cui saranno capaci di calarsi sul territorio e di confrontarsi anche con quelli che sono gli attori del territorio rispetto a loro, perché quello che avverrà faccia crescere tutti quanti insieme, sia, come dire, elemento di sviluppo e non, come dire, spese e soldi lasciati sul territorio per poi creare quelle cattedrali nel deserto che tutte le regioni, dico tutti i territori, hanno in casa loro, tutti. E quindi questo non è, quindi credo che rispetto a questo è un percorso importante. E ancora, fatemi dire, ci crediamo molto. Parliamo tanto di transizione ecologica e questa è una sfida, e qui oggi è un tema importante. Noi a fianco a transizione ecologica dobbiamo portare avanti anche l'altro pilastro, che è giustizia sociale. Cioè, giustizia sociale e transizione ecologica sono le due leve fortemente di cambiamento in coerenza con l'Agenda 2030. E per fare questo non abbiamo altre strade che cambiare il nostro modello di sviluppo. Questo è su questo... Le riflessioni, ecco, torno ancora a dire, le tante buone pratiche dimostrano che un nuovo modello di sviluppo può esserci, può dare grandi soddisfazioni, si può creare rispetto a questo. Questo è un passaggio assolutamente importante che noi dobbiamo fare. Quindi rivedere il nostro modello di sviluppo in modo che anche quell'attenzione rispetto all'ambiente vi sia, ma dall'altra l'attenzione all'ambiente non vuol dire che il lavoro o comunque deve essere comunque o la dimensione sociale sia indicata. Quindi questo è un altro aspetto importante che mi pare una sfida che vada su interraccolta. Finisco brevemente, che cosa in Liguria? Noi sulla Liguria abbiamo fatto delle belle esperienze, abbiamo relazioni importanti. Ricordo sempre che in Liguria è nata una delle prime nostre realtà, Liguria 2030, che si è proprio posta il tema di
aiutare, accompagnare istituzioni, soggetti in questo percorso di accompagnamento. Adesso, grazie anche alla collaborazione con ANCI e con UPI, e grazie, lo dico anche alla sindaca di Savona che ci è sempre stata molto vicino, e Gara Capriolio nel percorso di ASVIS, abbiamo realizzato anche un corso di formazione per amministratori, perché sappiamo che abbiamo bisogno di formare, ecco, coloro che devono decidere devono essere pronti e preparati a capire gli scenari in quali si muovono e capire anche quali sono i percorsi che vanno tratti. Quindi abbiamo messo in campo anche questa esperienza che riteniamo importante, quindi una scuola di alta formazione per amministratori locali, quindi stiamo cercando, al fianco al lavoro che abbiamo sempre fatto di tenere sotto, di monitorare come l'agenda 2030 viene applicata, come i territori si organizzano, quali sono i posizionamenti, cosa fondamentale per capire dove siamo, ma stiamo cercando di accompagnare insieme, e su questo anche il lavoro che facciamo insieme con Rossella, accompagniamo un po' anche i territori a crescere e a far crescere questa nuova cultura. Quindi con la doppia felicità di essere qui, di aver visto dei visi finalmente, di non vedersi in audio, ma di vedere dei visi, e con la doppia felicità di sentire i rumori nuovi che avevo dimenticato, quindi fa parte anche questo del ritorno alla natura. No, ma lo dico sinceramente, perché quando ho sentito così ho detto: oh, ma allora sono veramente vivo, ci sono ancora, sono tornato nel mondo reale, dal reale. Con questo impegno e con questa ci apprestiamo a chiudere questa tappa e a rivederci tutti quanti a Milano, nella nostra Milano, a decidere la nostra Milano, e riprendere un po' un percorso che veramente è una tappa, come sono le tappe, Rossella ci ricordava, è una tappa, anche questo è un percorso lungo. In una battuta, fatemi dire, questo piano nazionale PNRR non, per come sta concepito, non risponderà, non ci farà raggiungere il 2026 gli obiettivi che la UE ci ha dato. Questo è un dato, cioè è la brutta notizia. La bella notizia però è che noi ci dobbiamo impegnare comunque ad arrivare il più possibile, perché poi questo è il nostro obiettivo. Quindi questo è un po' il lavoro e la disponibilità che ci diamo, e soprattutto l'augurio che facciamo e che faccio a tutti quanti voi di buon lavoro sul territorio, perché poi è sul territorio che si sgobba, si fa fatica, si suda e ci si confronta con le grandi difficoltà. Quindi grande, grande rispetto per quello che si fa. Grazie. Beh, anche gli applausi, non ce l'avevamo più, ci eravamo dimenticati che ci sono persone che ti possono applaudire. Quindi ringrazio Gianni Bottalico e l'assessore Maresca. Se state qui due minuti ancora, vediamo insieme il collegamento con Maria Sole Bianco, presidente di World Rise. Prego la regia di mandare in onda il collegamento. Buongiorno a tutti, mi sentite? Io non so, io adesso non vi sento più. Adesso sì. Buongiorno. Vi dicono che ti vedono, io sono di spalle. Ok, io non ti sento, Rossella, quando parli, però penso che voi mi stiate sentendo. Ok. Allora procedo con il mio intervento, anche se non ho un feedback uditivo. E intanto vi ringrazio per avermi invitato in questa tappa del Salone della Corporate Social Responsibility. Ormai con World Rise siamo degli aficionados, crediamo tantissimo nel lavoro che portate avanti, e io sono particolarmente felice di essere presente in questa tappa genovese, perché Genova mi ha dato tanto, io ho studiato a Genova e per me appunto il legame col mare è sicuramente cresciuto, e la mia professione è stata definita studiando proprio all'Università di Genova, in cui ho deciso di occuparmi poi di conservazione dell'ambiente marino. Quindi nella giornata mondiale dedicata agli oceani, il mio intervento è legato a sottolineare l'importanza che il mare ha nelle nostre vite, come praticamente la linfa vitale del nostro pianeta, in quanto
pensiamo che più della metà dell'ossigeno che respiriamo e viene dal mare, no? Che assorbe anche circa il 25% dell'anidride carbonica presente in atmosfera ed è per miliardi di persone una importantissima fonte di sostentamento. Quindi ovunque noi siamo, qualsiasi cosa stiamo facendo, attraverso ogni goccio d'acqua che beviamo, ogni respiro che facciamo, siamo legati al mare. Quindi la nostra esistenza dipende dal mare e dipende da un mare sano, mentre il futuro del mare dipende da noi. Questo è importantissimo ricordarlo, anche perché il mare sta cambiando. Forse l'abbiamo sempre considerato tanto vasto da ritenerlo quasi infinito nella sua capacità di soddisfare i nostri bisogni e praticamente immune all'azione umana. Una superficie che occupa il 71% del nostro pianeta, questo immenso velo blu che sembra veramente essere infinito. Eppure non è così. Noi con le nostre azioni siamo riusciti a cambiare addirittura la composizione chimico-fisica dell'oceano, che soprattutto sotto l'effetto dei cambiamenti climatici è diventato più acido, più caldo, e più povero di ossigeno. A questo si aggiungono problemi come la sovrappesca, la pesca illegale, l'inquinamento, tutto questo causa una perdita di biodiversità, quindi ci stiamo giocando un po' il patrimonio genetico del nostro pianeta. La buona notizia però in tutto questo è che la natura ha una capacità enorme di rigenerarsi, però dobbiamo lasciargli lo spazio per poterlo fare. E come possiamo farlo? Attraverso le aree marine protette. Ecco, questi sono uno degli strumenti maggiori e più efficaci che abbiamo per raggiungere lo sviluppo sostenibile in mare. Sono come i parchi che abbiamo sulla terraferma applicati al mare, in cui le attività vengono regolamentate in un'ottica di sviluppo sostenibile. Quindi da una parte viene tutelata la biodiversità, ma se sono diciamo correttamente gestite, e in Liguria abbiamo dei bellissimi esempi, per esempio l'area marina protetta di Portofino, Bergeggi, questi diventano anche un importante volano di sviluppo economico e sociale per la popolazione locale. Noi con One Rise, l'associazione di cui sono presidente, abbiamo lanciato proprio una campagna in questo senso, si chiama 30x30 Italia, e l'obiettivo è quello di facilitare almeno la protezione di almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030. Non ci siamo inventati queste cifre, ma vengono proprio da un mandato della comunità scientifica che dice: se vogliamo salvaguardare la funzionalità e la produttività dell'oceano, dobbiamo proteggerne almeno il 30% entro il 2030. Ma non possiamo farlo da solo. E questo è qua che si chiama fagiolo, perché è importantissimo il lavoro che viene fatto anche dal Salone in questo senso, perché proprio all'interno anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile ce n'è uno che li regola tutti, che è, c'è una frase in particolare, che è: nessuno deve essere lasciato indietro. E questo sottolinea l'importanza di agire e di collaborare tra diversi settori della società per raggiungere un obiettivo comune e per costruire insieme un futuro migliore per il nostro pianeta. Quindi anche nella campagna abbiamo cercato di portare avanti questo messaggio, lavoriamo con istituzioni, con il settore privato, con enti di ricerca, con altre NGO, proprio per creare insieme questa massa critica di persone consapevoli dell'importanza dell'oceano, ma anche delle azioni che ognuno di noi può fare per salvaguardarlo. Questo ha maggior diciamo ragione, e in particolare si riscontra nel progetto che lanciamo proprio oggi, che si chiama Oceano e Clima, e punta a sottolineare l'importanza fondamentale della salvaguardia dell'ambiente marino come uno degli strumenti migliori che abbiamo anche nella lotta ai cambiamenti climatici. Non so se avete mai sentito parlare di blue carbon, ma gli ecosistemi marini hanno la capacità di assorbire una quantità di anidride carbonica
incredibile e poi sequestrarla dall'ambiente immagazzinandola nei sedimenti. Tutelare questi ambienti ci permette proprio di assicurarci un alleato importantissimo nella lotta ai cambiamenti climatici. Ricordiamoci che dalla rivoluzione industriale a oggi l'oceano ha assorbito veramente quasi 500 miliardi di tonnellate, ecco, di acqua, nonché, scusate, di anidride carbonica, nonché il 93% del calore in eccesso trattenuto in atmosfera dai gas serra. Quindi un ruolo importantissimo che sottolineiamo con questo progetto, in cui abbiamo fatto 10 murales a tema marino in diverse città italiane, collegati a una pagina del sito 30x30.it che si chiama proprio Oceano e Clima, in cui ci sono tutta una serie di talk divulgative proprio sul legame tra oceano e clima, l'importanza della salvaguardia, ma cose anche più divulgative come il ruolo per esempio di una balena nel suo ciclo vita e di quanta anidride carbonica può sequestrare. Ma anche la testimonianza di diversi settori della società, come abbiamo visto, quindi diverse realtà, da istituzioni come la Commissione europea al settore privato, con aziende come Ariston, un'azienda genovese che è Boero, che ha fornito le vernici ecologiche per fare tutti i murales, e adesso non li voglio citare tutti perché sarebbe tanto, ma comunque anche per esempio Sky, che è una media company che ha messo a disposizione i suoi studi per registrare le talk. Quindi questo sottolinea ancora una volta l'importanza di agire insieme, perché solo insieme possiamo fare la differenza. E vi vorrei lasciare con un breve video della campagna, spero che lo sentiate e lo vediate. Adesso vediamo, share con sound, share, vediamo se funziona. Meraviglia, vita. Sono l'ossigeno che respiri, il moto che mantiene l'equilibrio. Ti ho dato tutto, senza chiedere nulla. Mi hai ferito, avvelenato, svuotato. Dove pulsavano i suoni della vita, ora regna il silenzio. Sono immenso e fragile. Sono in grave pericolo. Sono il mare. E il mio futuro dipende da te. Siamo ancora in tempo per cambiare rotta. Dobbiamo proteggere il 30% dei mari italiani entro il 2030, in modo che il mare possa rigenerarsi e continuare a incantarci con la sua sinfonia. Eccoci. Ci senti adesso? Adesso vi sento. Adesso non più. Se vuoi poi passiamo la parola a Daniela. Lei non sente? No, non sente, vabbè. Io vi sento, vi sento. Decenni. Adesso vi sento. Saluto. Stiamo salutando. Grazie mille. Grazie, buona giornata mondiale degli oceani. Bene. Ecco. Questo vuol dire quanto è meglio trovarsi in persona. Funziona sempre di più, guarda. Va bene, comunque ringraziamo anche Maria Sola Bianco, che è entrata proprio un po' nel merito. Ecco, rispetto. Siamo cacciati anche noi? Se venite cacciati anche voi. Mi autocaccio e lascio la parola a Daniela Congiu. Prego Daniela. Grazie. Buongiorno a tutti. Dopo questi molto interessanti input che abbiamo avuto da questi relatori, da Rossella, che ci porta
dire, la tradizione del salone ormai, no? Da questo punto di vista, ma con questa grande innovazione che io vedo quest'anno e che T-Club ha spinto per fare questa giornata proprio nella giornata mondiale degli oceani, e perché troviamo grande valore in questa dimensione, non solo perché Genova è una città in qualche modo sull'oceano, insomma comunque sul mare, ma perché nel mare si mettono insieme, come alcuni di voi dicevano, elementi fondamentali di tutto quello che è la sostenibilità per quel che riguarda l'ambiente, per quel che riguarda l'economia, per quel che riguarda la socialità, perché il mare, e l'assessore prima lo ricordava, a Genova è nato questo polo dell'economia del mare, che sta sviluppando molti elementi anche sul fronte della formazione, dello sviluppo delle persone. C'è qualcosa con voi? Sì. Ok, mi mancheresti anche certo. Questo, grazie. Scusate. E quindi l'attenzione va proprio a chi ha potuto sperimentare sul nostro territorio esperienze che parlano di attenzione al mare, di attenzione all'ambiente. Oggi parliamo di sostenibilità con una certa facilità, no? Come si diceva, io ho sempre il timore che diventi una parola valigia, invece abbiamo bisogno di concretizzarla molto, di renderla vera, anche se deve diventare trasversale. Un tempo, non so, quando entrò l'elettricità nel mondo della produzione, c'era l'addetto all'elettricità, no? Come se fosse una cosa strana. La sostenibilità, appunto la banca prima ci diceva, abbia il nostro amministratore delegato, e questo è molto interessante, no? Perché vuol dire che sta proprio al vertice dove c'è la visione, no? Dove si vede oltre. Allora, questo tema mi piacerebbe non dover più avere responsabili, diciamo, della sostenibilità, ma che la sostenibilità fosse il nostro linguaggio abituale. E rispetto al tema degli sguardi il modo in cui si è concluso il video che abbiamo visto, che abbiamo costruito per questa occasione, vediamo un po' quali sono stati sguardi e esperienze di questo territorio all'interno di aziende, di organizzazioni che hanno cercato di sviluppare il tema della sostenibilità, dell'attenzione al mare, dell'attenzione in senso più lato all'ambiente. Adesso abbiate pazienza, perché sarà non semplicissimo governare chi è qua, chi è da lontano e quant'altro. Dovremmo avere in linea il dottor Mendonça di Esselunga, che dovrebbe far partire il suo intervento. È Grocery Purchasing Director di Esselunga. Farà un intervento proprio sull'impegno della sua società per la pesca sostenibile. Voi della regia lo vedete in linea? Sì? Buongiorno. Io lo sento. Riuscite a sentirmi? Perfetto, buongiorno a tutti. Allora, mi presento, sono Federico Mendonça, Grocery Purchasing Manager di Esselunga. Tra l'altro sono portoghese di origine, di Lisbona, per cui molto legato agli oceani da sempre, quindi è un tema che mi è molto, molto, molto vicino. Esselunga è una food company italiana che da oltre 60 anni è sempre alla ricerca dell'eccellenza e investe costantemente in innovazione, perché siamo coscienti che solo così riusciamo a lasciare un posto migliore a chi verrà dopo di noi. E quindi di conseguenza sentiamo che abbiamo una grande responsabilità, perché le scelte che facciamo oggi si riflettono sia sulla qualità e sullo stile di vita dei nostri clienti, ma anche sul benessere degli animali e più in generale del nostro pianeta. Questo infatti è un asset fondamentale, un principio fondamentale del nostro bilancio di sostenibilità, che è stato presentato l'anno scorso dal nostro presidente, la dottoressa Marina Caprotti, e di cui ho ripreso appunto le parole.
per guidarci su quello che è stato il percorso di sostenibilità di Esselunga legato al mare, agli oceani, ma anche ai fiumi di acqua dolce, perché alla fine è tutta una rete. Abbiamo preparato una breve presentazione che spero di riuscire a condividere. Adesso provo. Allora. Ecco qua. Condivido. Scusate, un attimo solo. Eccolo qua, share screen. Qui, share e in. Perfetto, ecco. Allora, il nostro impegno, anzi due parole prime su Esselunga. Esselunga è un'azienda che è presente in Italia in 32 regioni, in 7 regioni e 32 province che vanno dal centro Italia, quindi il nostro punto vendita più a sud è nel Lazio e partiamo dalla Lombardia. Oltre ai nostri negozi abbiamo anche 40 profumerie Esser Bella e 101 bar Atlantique, e abbiamo inaugurato di recente anche un nuovo concept che è quello degli Urban Store con la S. Ma noi siamo, come dicevo nella mia introduzione, una food company, quindi abbiamo due centri produttivi, uno a Milano e uno a Parma, e due centri di lavorazione, uno di carne e uno di pesce a Biandrate, dove riceviamo infatti tutti i giorni del pesce fresco che poi viene distribuito in tutti i nostri punti vendita. Come è iniziato il nostro percorso della sostenibilità per quanto riguarda appunto il mare e il pescato? Noi siamo stati negli anni 90 tra le prime catene della GDO che abbiamo sviluppato delle filiere ittiche nazionali rispettosi di alcuni principi fondamentali di sostenibilità. Siamo partiti con i pesci di acqua dolce, con gli allevamenti di trote iridee e di salmerini in torrenti del Trentino, poi siamo passati a pesci di acqua di mare, quindi con degli allevamenti di branzine e orate, secondo il concetto del benessere animale, rispettando l'ambiente e l'uso razionale del farmaco. Infatti, ad oggi abbiamo diverse specie che vendiamo in cui è completamente escluso l'uso di antibiotici sin dall'inizio, quindi non utilizziamo mai gli antibiotici. E poi siamo state tra i primi a inserire i loghi Dolphin Safe per il tonno, con anche la nostra iscrizione al Earth Island Institute e al Friends of the Sea. Una maggiore attenzione, agli aspetti etici, anche illegali, dei lavoratori in Italia e in tutte le parti del mondo in cui acquistiamo pesce. Questo percorso, che rischiava di diventare nella comunicazione al cliente di quello che è impegno di Esselunga, rischiava di diventare di difficile lettura, e quindi abbiamo preso una scelta 2 anni fa che è stata quella di creare un logo pesca sostenibile di Esselunga, ossia dopo quasi 20 anni di studi interni e di verifiche dirette in mare e in allevamento e presso i nostri fornitori, abbiamo fatto dei confronti con delle associazioni e con degli organismi di certificazione, con delle università e di enti pubblici, e abbiamo deciso di creare il logo Esselunga Pesca Sostenibili. Che cosa abbiamo voluto raggiungere con l'introduzione di questo logo, che è, il culminare di un percorso di sostenibilità sempre più cosciente, che vuole essere anche sempre più trasparente verso i nostri clienti? Vogliamo raggiungere 4 obiettivi. Vogliamo che ci sia una chiarezza sul prodotto che vendiamo, sul prodotto ittico che vendiamo, quindi i prodotti sono certificate pesca sostenibile in un modo che è identificato chiaramente attraverso questo logo, secondo dei criteri che vengono definiti dalla nostra assicurazione qualità, e quindi definendo dei criteri che sono
spesso anche più stringenti dei singoli enti certificatori, cercando di cogliere il meglio di ciascuno. Riusciamo ad essere più trasparenti nella comunicazione, siamo riusciti anche ad aumentare l'offerta che abbiamo in termini di prodotti certificati pesca sostenibile, quindi non tocca soltanto ciò che è il prodotto destinato all'alimentazione umana, ma anche ai prodotti di pet food che contengono dei prodotti ittici, e ci permette anche che il cliente immediatamente riesca a identificare con chiarezza quando sta acquistando un prodotto contenente appunto prodotti ittici sostenibili. Questo progetto si inserisce all'interno di quello che è un impegno quinquennale che Esselunga ha assunto e ha iscritto all'interno del proprio piano di sostenibilità di cui parlavo prima, e più concisamente nell'ambito delle azioni previste per nel pillar fornitori e pesca sostenibile. Quali sono gli impegni che Esselunga si è assunto in questo ambito e molto più concretamente nell'ambito dei prodotti ittici? Allora, noi l'impegno che abbiamo preso è che entro il 2025 100% dei prodotti ittici a marchio Esselunga, sia confezionati che surgelati a lunga conservazione, saranno da pesca sostenibile, e questo si applica anche a quelli che sono i prodotti freschi, in particolare il tonno, il pesce spada, il salmone e tutta la filiera Esselunga e Naturama. Quindi un impegno molto concreto. Che cosa vuol dire per Esselunga sostenibilità in un modo più concreto? Per Esselunga sostenibilità vuol dire considerare i mari, i fiumi e i laghi e le loro risorse come un bene che dobbiamo tutelare. Appunto la responsabilità a cui accennavo prima rispetto all'ambiente e al pianeta in generale. Significa pescare e allevare pesci senza sprechi e senza danni all'habitat e alle risorse. Avvalersi solamente di pescatori e di aziende che operano con pescatori che rispettano le regole e che usano soltanto attrezzi consentiti e che operano in aree che sono autorizzate e in periodi che sono autorizzati. Infatti escludiamo anche tutto ciò che è la pesca utilizzando i cosiddetti FAD, e abbiamo tra l'altro come unici nel GDO una collaborazione con Bolton, Rio Mare come brand, in cui vendiamo dei pesci, del tonno che è 100% pescato con l'esclusione dell'utilizzo di FAD. Nei pesci di allevamento, e questo è stato l'inizio del nostro percorso, prestiamo particolare attenzione alla qualità delle acque sia in entrata che in uscita, quindi monitorandola e curando i pesci, quindi cercando anche di ridurre la densità dei capi per ridurre lo stress del pesce e quindi avere anche meno rischio di incidenze di malattie. Questo, come avevo detto all'inizio, l'abbiamo fatto in collaborazione con istituti universitari che ci permettono anche di identificare la specie ittica dichiarata in etichetta tramite analisi del DNA. Facciamo molto spesso delle visite ispettive sulle imbarcazioni, presso i pescatori, presso gli allevatori, nel caso di pesce da allevamento, e presso i produttori per verificare il rispetto di quelli che sono i capitolati e gli standard qualitativi che abbiamo definito. Assicuriamo una completa rintracciabilità del prodotto per tutte quelle che sono le nostre produzioni e le nostre forniture, e presso il nostro centro di lavorazione pesce a Biandrate e presso i nostri punti vendita abbiamo controllo da parte dei veterinari che le taglie minime delle specie ittiche siano sempre rispettate. Dal 2020 Esselunga commercializza, e questi alcuni esempi, filetti di branzino e orata allevati in Italia e trotti di idea con la certificazione, come accennavo anche prima, senza uso di antibiotici in allevamento. Garantiamo l'assenza totale di antibiotici per tutto il ciclo di vita dell'animale, dall'avanotto fino alla taglia commerciale. Garantiamo una certificazione di quelli che sono i nostri siti produttivi, dell'allevamento e del mangime, e che viene fatta da enti preposti.
abbiamo una grande attenzione al benessere animale, all'attenzione, all'alimentazione e alla pulizia per evitare appunto l'insorgere di malattie. E inoltre cerchiamo di contribuire al benessere dei pesci utilizzando integratori naturali che regolarizzano la flora microbica intestinale e aumentano così le difese immunitarie. Abbiamo poi delle linee specifiche, sono delle linee tracciate a 100%, che sono ad esempio la linea Naturama da pesca sostenibile, per cui sono dei pesci che vengono controllati in ogni fase della crescita, secondo disciplinari tecnici che regolano la filiera e la rintracciabilità. Operiamo un monitoraggio biologico dell'acqua, come dicevo prima, sia in entrata che sullo scarico, per dimostrare che c'è un basso impatto ambientale. E nei pesci di allevamento c'è un'attenzione alla qualità delle acque e alla cura dei pesci. E come riferivo prima, abbiamo una particolare attenzione a quello che è l'utilizzo dei mangimi per garantire il benessere dell'animale. Per quanto riguarda ad esempio il pesce, il tonno in scatola, noi abbiamo definito da sempre una taglia minima, garantendo così che il pesce abbia raggiunto la maturità sessuale, quindi con un peso superiore ai 20 kg. Utilizziamo solamente dei pesci interi surgelati, così che riusciamo veramente a capire che pesce stiamo lavorando, non c'è il rischio di lavorare dei pesci che siano sotto taglia. E come accennavo prima, anche il rapporto alla collaborazione con Bolton, promuoviamo la pesca su banchi liberi in modo da disincentivare l'utilizzo dei FAD e di pesca con palamiti. Questo è un lavoro che abbiamo sviluppato con i nostri fornitori di private label, che ci ha portato ai primi posti della classifica del tonno in trappola redatto da Greenpeace. Dal 2021 tutti i fornitori Selunga di salmone fresco allevato in Norvegia garantiscono la sostenibilità degli allevamenti via una certificazione fatta da enti terzi, una completa tracciabilità e l'utilizzo di allevamenti che abbiano un basso impatto ambientale utilizzando dei mangimi controllati. Ecco, questo ha voluto essere in breve quello che è la nostra attenzione, il nostro impegno per la sostenibilità. E a conclusione vorrei citare una citazione, cioè riprendo il nostro bilancio di sostenibilità, dove il nostro presidente, la dottoressa Marina Caprotti, citando Aristotele, dice questo: noi siamo quello che facciamo ripetutamente. Quindi l'eccellenza non è un'azione, ma è un'abitudine. Quindi bisogna veramente, come è stato anche detto negli interventi precedenti, prendersi a cuore il mare, prendersi a cuore gli oceani in un modo continuativo e non puntuale e sporadico, quando magari c'è qualche evento o qualche attenzione, diciamo così, mediatica magari, anche più puntuale, che ce lo fa venire in mente. Per cui sono molto contento di essere qui e vi ringrazio, per me è un privilegio, ed Esselunga continua a garantire il totale impegno nella sostenibilità degli oceani. Grazie. Molte grazie a lei. Non so se mi posso capire. Ecco, forse così è meglio. E, bene, abbiamo avuto una serie di indicazioni su come si può cercare di trattare al meglio quelle che sono le risorse che arrivano dal mare. E adesso passiamo a una parte più attiva, più viva sostanzialmente del mare. Abbiamo qui, vuoi sederti lì? Sì. Simona Abbondanza di Acquario di Genova, che intanto ringraziamo ancora per l'ospitalità che ci offre, per questa vicinanza al tema. E Simona farà un intervento in cui racconta un po' come sia possibile agire
l'essere sostenibili nei confronti del mare, degli oceani, ogni giorno. Infatti il titolo del suo intervento è Ogni giorno è la giornata mondiale degli oceani. Adesso io sono certa che riuscirò a condividere lo schermo. Condividi. Perfetto. Ottimo. Metti presentazione. Esatto. Che girano leggermente a me. Ok. Grazie. Perfetto. Adesso sapete che avete circa 8 minuti ogni intervento. Sarò molto breve e intanto vi ringrazio per questo invito e soprattutto per essere venuti qui da noi. Siete abituati probabilmente ad avere l'immagine dell'acquario come un luogo dove passare qualche bel momento di visita nei nostri percorsi. Quello che vi raccontiamo oggi è un qualcosa che facciamo abitualmente tutti i giorni davvero per promuovere quello che è il nostro impegno a tutela della biodiversità e quello che si vede un pochino meno magari lungo il percorso, ma che tutti i nostri biologi, i nostri veterinari e il nostro staff fa tutti i giorni a tutela del mare. Quello che voglio ricordare è la missione dei nostri acquari che gestiamo come Costa Edutainment, sono acquari di Genova, di Livorno e di Cattolica, oltre ovviamente ad altri parchi come Oltremare che ha comunque animali, che ha come proprio obiettivo quello di sensibilizzare il grande pubblico alla conservazione, alla gestione e all'uso anche sostenibile degli ambienti marini, con la promozione ovviamente di comportamenti responsabili. Qui c'è un po' il nostro impegno in sostenibilità a 360 gradi, ma sarò molto veloce, mi focalizzerò soltanto su alcuni dei nostri progetti. La sostenibilità in Costa Edutainment passa sicuramente attraverso i progetti di conservazione e ricerca, di cui vi racconterò brevi cenni dopo, poi se siete interessati ovviamente lasceremo a disposizione non solo le slide, ma ci sono anche tanti materiali da scoprire attraverso il web su questo. La gestione delle risorse, in particolare l'efficientamento energetico, l'uso delle risorse idriche, tutto fatto al meglio e con la massima attenzione. Poi quello che è la sostenibilità rispetto agli impatti sull'ambiente, quindi tutela della biodiversità, accoglienza degli animali in difficoltà e il tema del climate change. L'educazione, che è uno dei nostri motti, oltre ad essere all'interno proprio del nome Costa Edutainment, quindi sensibilizzare costantemente il nostro pubblico, avere grande attenzione per il mondo della scuola e per la formazione non solo dei bambini. E poi l'impatto sociale per noi è molto importante, sono diversi gli impegni che ci prendiamo quotidianamente e di anno in anno con i nostri territori, le amministrazioni pubbliche, sui temi in particolare dell'inclusione con l'Istituto Gaslini e non solo. Ora vi racconterò veramente brevemente alcuni dei nostri progetti di conservazione e ricerca, alcuni dei quali hanno a che fare, come vedevamo prima nel video Close to Home, proprio con il mondo che ci circonda qui da vicino, nel Mar Ligure e Mar Tirreno. I progetti sono delfini metropolitani, in particolare appunto sulla presenza e lo stato di conservazione del Tursiope nella nostra area del Santuario Pelagos. Tursiomed, che è un grande progetto di ricerca che si occupa di conservazione del Tursiope nel Mediterraneo e coinvolge davvero moltissimi istituti di ricerca, 29 enti e 8 paesi sul Mediterraneo, e Intercet, che è una piattaforma invece molto più scientifica e specifica proprio per il monitoraggio e l'analisi dei dati per monitorare appunto gli individui, le popolazioni dei tursiopi e quindi studiare i cetacei e offrire questi dati ovviamente agli istituti che ne hanno bisogno. Altri progetti di conservazione e ricerca riguardano ad esempio le EMIS, che sono delle tartarughe della piana di Albenga. Noi abbiamo un centro EMIS qui in acquario che è stato finanziato dalla Regione Liguria insieme alla Fondazione Acquario di Genova, che ha l'obiettivo di favorirne la crescita e di introdurle poi in natura. Così come Relife, un altro progetto che abbiamo molto a cuore, che si propone di riprodurre la patella ferruginea, che è una delle specie più a rischio del nostro Mar Mediterraneo, un animale molto comune che adesso è quasi scomparso a causa ovviamente dell'inquinamento e delle problematiche connesse appunto alla biodiversità del Mediterraneo, che è spesso, sempre più spesso a rischio. Un altro progetto a cui teniamo molto è quello legato agli squali. Diciamo che il 54% di tutte le popolazioni di squali si trovano a rischio di estinzione.
e questo progetto si propone appunto di ridurre quello che è il bycatching, la cattura accidentale, che finiscono spesso nelle reti anche se i pescatori non lo vorrebbero. Quindi sono in atto programmi proprio di formazione, informazione direttamente con i pescatori per creare una modalità per rendere possibile la liberazione di questi esemplari che vengono catturati accidentalmente. Ecco, questo è un altro progetto a cui teniamo moltissimo, che è collegato in particolare alla barriera corallina. Qui abbiamo la collega che si occupa, la curatrice che si è occupata e che ha reso possibile la realizzazione di quello che è un centro di alta formazione qui in acquario. Si chiama Mare Center, un centro gemello a quello che c'è alle Maldive, e si occupa appunto di sviluppare ricerca e un centro appunto di studi di alta formazione collegato ai gravi problemi dei coralli, no? Il depauperamento della barriera corallina, lo sbiancamento dei coralli, tutti i temi strettamente connessi all'inquinamento e ovviamente all'innalzamento delle temperature. E qui a Genova appunto abbiamo questo centro di eccellenza da cui vengono studenti da tutto il mondo, e ovviamente insieme con l'Università Bicocca di Milano è stato possibile creare questo centro di eccellenza. Un'altra attività che facciamo da molti anni, dal 93, quindi pensate quanto tempo, è quella di accogliere animali marini in difficoltà, spesso in collaborazione ovviamente con il Ministero dell'Ambiente, con la Capitaneria di Porto, il Servizio CITES dei Carabinieri. Vengono ricoverate presso di noi tartarughe marine in particolare, ma anche altri esemplari, altri animali, per essere riabilitati e restituiti poi in natura. Ne abbiamo liberate circa e riabilitate circa 150 negli ultimi anni. Un altro tema, diciamo, su cui non è mai troppa la sensibilizzazione è quello dell'abbandono, non solo per motivi affettivi, nel senso e banalmente di crudeltà, ma spesso le persone che si appropriano o si sono appropriate in passato, quando le regole erano anche meno stringenti, di animali esotici, poi a un certo punto decidono di liberarsene anche in luoghi abbastanza curiosi come il Gretto del Bisagno, ad esempio, dove sono stati trovati questi due esemplari di pitoni albini che in questo momento ospitiamo qui in acquario, dopo ovviamente averli curati e ha fatto le giuste, diciamo, giusta tempistica per l'introduzione in ambiente controllato, e quindi c'è anche questo incarico che ha l'acquario. Non è un incarico banale, sono al di là prosaicamente di spese, sono impegni, perché poi questi animali sono ovviamente tutelati e molto osservati anche dalle autorità, e siamo felici di farci carico di questa responsabilità, non sempre appunto volontariamente, ma a volte proprio per il tipo di competenze che ci sono qui e che ci vengono ovviamente riconosciute anche dagli istituti scientifici e dalle università. In ultimo, due progetti che abbiamo lanciato quest'anno nonostante il lockdown, nonostante le difficoltà. Uno è legato a questa Onlus I Tetragonauti, che si occupa di tutelare, di istruire dei ragazzi che hanno difficoltà personali o che vengono dal circuito penale attraverso dei progetti. Questo è Back to Life, che abbiamo realizzato anche insieme a IOGE e quindi partner, siamo diversi partner, quindi con l'Acquario di Genova, IOGE e I Tetragonauti, ed è rivolto a sensibilizzare questi ragazzi durante la loro navigazione, ne fanno molti molti giorni, a recuperare quello che trovano in mare, a riporlo nei giusti centri di smistamento per poi dargli nuova vita. Quindi temi di economia circolare, di inquinamento e di, in qualche maniera, di cura, di attenzione, guardarsi intorno, capire cosa c'è, capire cosa si può fare per almeno nel tratto di mare che si conosce, per renderlo più pulito. Questo progetto questo progetto ci ha visto partecipare ad una giornata proprio insieme a questi ragazzi di formazione, insieme ad una nostra biologa marina per la parte di biologia marina e insieme a me per la parte invece più collegata al tema di gestione dei rifiuti plastici in mare. Finisco con questo progetto che troverete, per chi avrà piacere di visitare l'acquario al termine di questa giornata, troverete in tutte le nostre vasche. È una call to action che si chiama Stop Global Warming, una campagna collegata al riscaldamento globale. Ovviamente in una giornata come questa abbiamo pensato di lanciare un piccolo video che abbiamo visto in questi giorni,
diciamo il completamento, grazie alle voci di Arisa, di Luca Bizzarri, di Claudia Gerini, di Giobbe Covatta e di altri personaggi dello spettacolo. Le riprese sono state fatte qui in acquario e in ognuna delle vasche più a rischio di proprio collegata ai cambiamenti climatici abbiamo messo una palina con l'invito a firmare questa petizione per poter appunto passare da una tassazione prevalentemente sul lavoro a una tassazione su chi emette più CO2, quindi su chi inquina di più. È un video che dura un minuto, quindi vi saluto con questo video. Ovviamente vi invito ad approfondire, se vi interessano, alcune delle nostre ricerche, alcuni dei nostri progetti di conservazione, e vi ringrazio per l'attenzione. Global warming, che cosa vuol dire? Fermiamo il riscaldamento globale. Oh, porca paletta! E perché? Perché sta mettendo in pericolo la vita sulla terra e nei mari. Hanno scoperto l'acqua calda, finalmente. Distrugge interi ecosistemi. Milioni di pesci stanno perdendo il loro habitat perché muoiono le alghe che nutrono e colorano le barriere coralline. No alghe, no party. Se continua così, nel 2050 il 90% delle grandi barriere coralline sarà senza vita. Rimarranno solo scheletri bianchi e poi marroni. Orrore! Ma non si può abbassare un po' questo riscaldamento? Si può rallentare. Sì! Sono le attività degli umani che accelerano questi cambiamenti climatici. Che tonni! E questi messaggi sono per loro, perché firmino sul sito stopglobalwarming.eu. Perché si spostino le tasse dal lavoro alle emissioni di CO2. È un'idea da Nobel! È un'idea di 27 Nobel, per l'esattezza. Speriamo che i cittadini aprano le orecchie. Loro che le hanno. E non stiano muti come pesci. Firmate, firmate, firmate! Su stopglobalwarming.eu. E io, che pensavo che il problema delle barriere coralline fosse il traffico. È veramente un privilegio, credo, avere l'acquario sul nostro territorio, averlo in Italia, perché in realtà vedete che i progetti sono molto ambiziosi, sono molto, molto importanti per... non solo per il mare, per l'ambiente, ma per l'educazione che Acquario sviluppa da tanti anni, e quindi trasmettere proprio questa attenzione quotidiana, come dice Simona giustamente, e quello che l'Acquario produce su questo territorio, perché non produce solo visite, cultura, educazione, ma produce anche lavoro e studio di tanti ricercatori e persone che lavorano in questo contesto. Bene, ritorniamo a un altro tipo di mare. Invito Simona Meschulam ad accomodarsi, direttore marketing di Generale Conserve, e che ci parlerà appunto della sostenibilità che la sua azienda Asdomar utilizza nel fare la sua attività. Grazie Daniela. Al solito i minuti sono... Sì, quelli. Certo. Prendiamoli subito così. Esatto. Allora, intanto mi fa molto piacere che, bene o male, in tutti gli interventi precedenti si sia citata questa centralità o comunque quotidianità che deve avere la sostenibilità nelle aziende, nella vita di tutti. Noi siamo molto orgogliosi comunque di dire che, in termini di aziende o di aziende che comunque fanno il nostro mestiere, Generale Conserve o comunque il marchio Asdomar siano stati assolutamente tra i primi a introdurre questo concetto di sostenibilità. Sostenibilità al centro, perché comunque quello anche che abbiamo ormai inserito anche nel claim aziendale, quindi che è, cioè, nel posizionamento e anche nel nome ormai del marchio, che è la qualità e il rispetto, nasce proprio dalla volontà di dare un prodotto di altissima qualità, che non può prescindere naturalmente dalla qualità culinaria o da comunque dalla qualità dell'alimento, ma attraverso un rispetto che sia costante lungo tutta la catena del valore, quindi a partire dalla materia prima, per continuare durante tutte le fasi di produzione della lavorazione, per arrivare al consumatore. Questo in cosa si traduce per noi?
fondamentalmente si introduce nel mettere al centro di quello che è il core della nostra attività, che poi è anche quello che ritroviamo anche nei vari standard di rendicontazione, nelle redazioni dei bilanci di sostenibilità, quindi questa importanza della materialità, del contesto, quindi di applicare il concetto di sostenibilità innanzitutto alla pesca, perché poi è la nostra vera materia su cui ci dobbiamo cimentare, e anche alla lavorazione. Quindi fondamentalmente questi, che sembrano prodotti semplici, che sono prodotti semplici, possono sembrare anche banali, perché alla fine il tonno è un pezzo di pesce bollito messo in olio quando va bene, se no addirittura anche in acqua, quindi estremamente semplice, ma devono e possono portarsi dietro un set valoriale molto particolare. Per noi è concentrato in una sorta di piramide. Una piramide che parte da quello che noi abbiamo chiamato concetto di made in, perché è fondamentalmente un concetto di sostenibilità etico-sociale che parte dalla salvaguardia delle artigianalità. Artigianalità che noi abbiamo in un qualche modo ereditato in entrambi i nostri stabilimenti, quello di Olbia in Italia e quello di Villa do Conde in Portogallo, e che sarebbero invece andati dispersi se in un qualche modo la nostra azienda non fosse intervenuta o non avesse preso carico di questi due stabilimenti di produzione. Sono artigianalità che si tramandano talvolta di madre in figlia, addirittura nello stabilimento del Portogallo sono alla quarta generazione, quindi anche con un orgoglio e un saper fare che assolutamente vadano preservati. Da qui appunto anche un concetto quindi di forte responsabilità sociale da parte di un'azienda. Ci piace dire anche in quest'anno che è stato estremamente difficile, che comunque abbiamo utilizzato l'occupazione come antivirus. Abbiamo avuto soprattutto nello stabilimento di Olbia un numero più alto di occupati che non c'era mai stato prima. Quindi in un qualche modo anche prendersi carico dei territori in cui l'azienda opera, per arrivare poi a un concetto di sostenibilità che per noi deve essere esteso quindi alla lavorazione, alla produzione, ma come dicevamo prima di tutto alla materia prima, perdonate il gioco di parole. E per fare questo ci piace molto una delle definizioni che sono state date di sostenibilità ormai nel lontano 1987, per cui lo sviluppo sostenibile deve consentire alla generazione presente sì di soddisfare i propri bisogni, ma senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future. E questo l'abbiamo visto anche negli altri interventi precedenti, soprattutto in quello che riguardava il mare e gli oceani, deve proprio voler dire non tanto e solo un senso etico delle aziende in questo senso, ma anche un senso di business, di dire ma se non stiamo attenti a come trattiamo la materia prima ittica, se non stiamo attenti a come trattiamo il mare, smettiamo di lavorare prima di tutti anche noi. E quindi infatti, per quanto ci riguarda, la salvaguardia del futuro dell'azienda, quindi così intersecata al concetto di sostenibilità, deve essere innanzitutto la salvaguardia della propria materia prima e la salvaguardia del potere d'acquisto del consumatore. Questi sono davvero i due pilastri che ci consentono, da un lato, di avere la materia prima da lavorare e dall'altro lato, con questo concetto comunque di made in e di salvaguardia anche dei posti di lavoro, in un certo modo, la salvaguardia di chi poi deve materialmente acquistare i nostri prodotti. Noi, come ho accennato all'inizio, lavoriamo il tonno da intero ed è proprio quello che crea questa sorta di circolo virtuoso di valori che poi vogliamo andare a mettere dentro al prodotto per consentire al consumatore di poter scegliere, perché tonno intero vuol dire per noi innanzitutto il 100% della lavorazione del prodotto in Italia e quindi l'innescare un circolo virtuoso che crea più posti di lavoro, quindi più consumi, quindi più potere d'acquisto e che si autoalimenta in un certo modo. Vuol dire sostenibilità della pesca, perché comunque abbiamo delle fasi di controllo, di guardare quasi il tonno negli occhi quando arriva in stabilimento, il controllo della taglia minima, la selezione delle pezzature, eccetera, che comunque ci consente di avere il 100% del polso della situazione, di quello che è l'ingresso della materia prima negli stabilimenti e sicuramente anche del value for money, perché nel momento in cui abbiamo la possibilità di lavorare un tonno da intero vuol dire che tutti i prodotti e sottoprodotti che vengono generati da questo pesce intero
hanno lo stesso set valoriale, quindi sono lavorati in Italia, sono certificati per la pesca sostenibile, hanno dei controlli accuratissimi da un punto di vista chimico, organolettico, eccetera, sia che siano prodotti, diciamo, premium, quindi che al supermercato magari troviamo ai 20-30 euro al chilo, sia che siano prodotti, diciamo, i cosiddetti primi prezzi, quindi accessibili assolutamente a tutti. Questo perché? Quindi arrivando appunto dalla qualità e rispetto, come dicevamo, al consumatore, per dare al consumatore la possibilità di scegliere. Quindi non solo un prodotto sostenibile ad un prezzo elevatissimo, questa è un po' la logica da cui ci vogliamo allontanare, ma scegliere in base alla scala di valori che preferisce il consumatore, che poi deve decidere, quindi in termini di qualità che è assicurata, di italianità, di prezzo in base alle sue tasche e quindi di sostenibilità. Applicata anche a un prodotto di tutti i giorni come può essere appunto il semplice banale tonno in scatola. Benissimo, grazie. Molte grazie e di nuovo un'azienda genovese che dimostra che si può fare ogni tanto, no? Tenere insieme diversi ambiti di sostenibilità, come diceva Bottalico prima, come gli SDGs 2030 ci inducono a dire che lo possiamo fare, che possiamo, e che ognuno può fare la sua parte, no? Quindi anche la grande impresa può fare la sua parte, esatto. Tenendo d'occhio, così come diceva, si diceva per l'acquario, tutte le varie dimensioni della sostenibilità, perché oggi siamo qui a parlare di mare, di oceani, e mi è piaciuta moltissimo questa campagna 30x30, perché è anche facile da ricordare, lo sappiamo, partiamo dal 7% di mare tutelato oggi, quindi la strada è lunga da fare, però questo è un, sono esempi questi che dicono che queste cose si possono fare. Grazie molte. Grazie. E devo dire che l'esempio prossimo, ancora di più, invito il dottor Baldoni ad avvicinarsi, è CEO di Garbage Group, che è un gruppo che forse conosciamo, permetto di dire, più come Pelican, no? Perché è l'aspetto più noto della vostra attività, che si occupa di servizi ecologici nel mare. Quindi, se intanto lei vuole introdurre, io le carico le slide. Sì, diciamo che la nostra azienda nasce negli anni 58, subito l'episodio, quando andavamo in mare non c'era la plastica nel 58. Quindi in 50 anni abbiamo massacrato l'intero mare. Finiscono in mare ogni anno 10 milioni di tonnellate di plastica. L'equivalente, ma lo dice un ricercatore qui di Genova, l'equivalente in peso di 1.300.000 elefanti. E quindi la situazione è una situazione, diciamo, difficile. Noi lasciamo in quegli anni, iniziamo a fare l'attività della raccolta dei rifiuti a bordo. Vi vado a raccontare un po' quello che è il sistema Italia. Il sistema Italia è il più avanzato al mondo sotto questo aspetto. Quindi abbiamo un attimino, noi parliamo di oceani. Oggi, anzi, io mi scuso, ma volevo ringraziare per questo invito e per l'iniziativa veramente che state facendo in tappe nazionali, anzi ci prenotiamo il prossimo anno, io sono marchigiano, vengo da Ancona, quindi volete farne nelle Marche la tappa? No, no, allora una tappa nelle Marche, la Riviera del Conero, un ecosistema molto interessante. Adesso non vi tedio con questi numeri, ma solo per farvi capire quanto attività c'è nel Mediterraneo, con circa il 50% degli idrocarburi che vengono trasportati nel Mediterraneo, 200.000 navi. Le autostrade del mare che si stanno, ci sarà un ampliamento del traffico marittimo pesante, 300 sono i milioni di turisti, 500 milioni di abitanti. E quello che è, ci sono, questo è uno studio che ha fatto la Comunità Europea nel 2000, dove vengono sversati ancora in mare tonnellate e tonnellate di acque di sentire in acque internazionali. Quindi ci dovrà essere grande attenzione. E pensate, solo il 0,8 dell'acqua mondiale, in un fazzoletto di mare succedono delle cose veramente importanti. E quindi noi, la nostra esperienza è data proprio da un bacino. Pensate che il ricambio dell'acqua ogni 90 anni, lo stretto di Gibilterra per un problema di correnti entra solo rifiuti e inquinamento e non esce. Quindi questi sono i grandi temi, se difendiamo bene il Mediterraneo riusciamo poi a capire come possiamo difendere gli oceani. Questa è la nostra organizzazione, noi abbiamo 2.000 uomini in mezzo, parlo di un'associazione di concessionari nei porti che fanno questi tipi di attività, quindi siamo 2.000 addetti, abbiamo uomini e mezzo che 24 ore su 24 ore lavorano
all'interno dei porti, fuori, per difendere le coste. Ovviamente abbiamo l'attività fra le più disparate, che è quella dei servizi ecologici portuali, servizi ecologici al largo, tutto quello che è la difesa quando si scaricano gli idrocarburi e quant'altro potete immaginare. Questi sono gli impianti a livello nazionale, alcuni esempi di impianti. Abbiamo un esempio delle nostre attrezzature. Quando io parlo del gruppo che rappresentiamo un po', ripeto, questo gruppo che lavora a livello nazionale, tra i più avanzati al mondo. E poi abbiamo, come diceva bene chi mi ha introdotto, il sistema Pelican. Noi ci siamo inventati questa barca, l'abbiamo ridisegnata e l'abbiamo resa ecosostenibile. Abbiamo 3 modelli, partiremo probabilmente proprio con un progetto qua da Genova per fare proprio la prima barca interamente elettrica. Dalle vecchie tradizionali diesel stiamo passando all'ibrido. Questo, essendo io marchigiano, è la Utility Facility nell'Euroregione Adriatica. Voi sapete che l'Euroregione Adriatica, di promanazione della Comunità Europea, che dalla Slovenia alla Grecia e per quanto riguarda tutto lo Stato italiano che si riversa nel Mar Adriatico e Ionio, abbiamo organizzato un Utility Facility, cioè uno standard. Stiamo lavorando oltre dall'altra sponda. Perché ovviamente quando parliamo di correnti, quando parliamo di mare, e ci sono le correnti, pensate, un modello matematico che ha sviluppato l'Università della Politecnica delle Marche ci dice che se c'è uno sversamento all'API di Falconara, che è un terminal di idrocarburi, per 300 giorni in un anno la macchia si spiaggia in Istria. Quindi il problema della difesa delle coste e della difesa del mare va ragionato in macro regioni, in macro situazioni. Ovviamente noi siamo intervenuti negli incidenti più grandi, addirittura ancora qua a Genova si paga la conseguenza di 30 anni fa di quell'incidente che c'è stato qua con la Aven. Quindi sono temi veramente importanti. Voi avete visto l'incidente di questi giorni, lo sapete con le tecnologie di oggi cosa riusciamo a fare? Noi se c'è un incidente dello Sri Lanka o quant'altro, riusciamo a raccogliere dal 5 al 10% del prodotto sversato, quindi una catastrofe. Queste cose non possono succedere. Allora bisogna lavorare bene sul controllo delle barche, sulle navi a doppio scafo, sull'equipaggio, perché la situazione è questa, perché poi quando succedono questi incidenti si disperde tutto sull'ambiente e quindi diventa una situazione impossibile. Quindi noi ci siamo inventati il BERC, la Blue Economy Research, fatto da noi privati in accordo con l'Università di Ancona e in accordo con il CNR, dove stiamo sviluppando tutta una serie di attività innovative proprio per la difesa del mare. Perché il sistema è il Pelican? Il Pelican non è solo una barca che raccoglie rifiuti dal mare, ma che ha una grande innovazione, oltre che verrà anche portata da remoto, e noi lo stiamo portando in tutto il mondo. Andiamo a fare una serie di iniziative in start-up innovative, e noi lo vorremmo portare in tutte le regioni nazionali, che riguarda proprio l'ossigenazione delle acque, riguarda il Pelican. Oggi stiamo facendo proprio oggi una sperimentazione sul controllo da remoto delle acque mentre la barca naviga, mandando tutti i dati all'ARPA di conseguenza. Oggi l'Italia spende tantissimi soldi per poter fare l'analisi dell'acqua, invece lo può fare con una flotta di barche che fanno questo tipo di attività. C'è tutto il tema delle spugne da idrocarburi, quindi noi stiamo organizzando privatamente ma in accordo con aziende, con gli istituti scientifici, infatti stiamo parlando anche qua a Genova di poter portare queste iniziative. Facciamo partire start-up innovative proprio per andare in mare. In mare ancora c'è tanto da fare, ma soprattutto c'è anche molta gente, molta possibilità che ci viene dietro. Addirittura stiamo sperimentando come poter produrre energia pulita dal mare, dai rifiuti che arrivano, e ridarla alle barche elettriche, quindi andare a chiudere il circuito. Stiamo sperimentando anche a livello materico cosa fare di quel rifiuto in mare. Oggi purtroppo si parla tanto, sappiamo bene, negli oceani e nel Mediterraneo quello che succede, ma sono ancora pochissime le aziende. Lei prima era stata fatta una domanda all'assessore. Noi contiamo che veramente centinaia di migliaia di posti di lavoro arriveranno su questo. Pensate, ad Ancona abbiamo fatto una scuola di formazione dove stiamo formando i migliaia di comandanti che andranno in mare. Stiamo facendo un'iniziativa molto importante. Abbiamo portato, vi porto un esempio, il Pelican in Thailandia. Abbiamo una barca a Phuket e una a Bangkok, ed è stato incredibile. Loro raccoglievano i rifiuti in mare con le mani.
Da quel momento è stata una linea di demarcazione. Noi oggi abbiamo delle performance in quell'area che è straordinaria. L'ultima questione, chiudo così, abbiamo fatto un intervento di bonifica alla spiaggia del Conero. Ma un intervento di bonifica, allora noi di solito quando interveniamo in modo muscolare quando ci sono incidenti, invece no, qua in modo chirurgico, nelle marine protette. L'università o comunque l'ente scientifico fa prima uno studio di quello che c'è il problema nella battigia, in spiaggia, sotto il mare, che è un altro inquinamento enorme, e quello in superficie. Poi arriviamo noi che abbiamo coniugato privato, pubblico, volontari e professionisti, che insieme siamo riusciti a portare avanti questa situazione ed è stato un successo clamoroso che vorremmo portare in tutte le marine protette italiane. Quindi un gruppo all'avanguardia, ma io chiudo dicendo questo, c'è un proverbio africano che dice se corri da solo arrivi prima, se cammini insieme arriviamo lontano. Io dico un'altra cosa, qui bisogna correre tutti insieme perché il mare non può attendere. Grazie. Molto grazie. Molte grazie. Le faccio solo una domanda. Questa cura che voi avete avuto per il mare dell'Adriatico, ecco, sì, che poi ha una riva di fronte molto, certo, molto vicina, lo potete immaginare anche su altre parti del mare Mediterraneo, del mare che circonda l'Italia? Avete già progetti in questo senso? Sì, noi abbiamo progetti, tra l'altro con degli amici comuni anche che mi hanno invitato a questa iniziativa, di poter proprio partire dal Tirreno. Quindi apriremo che due noi siamo sedi. Sensibili, ci abitiamo, quindi non lo so, un interesse specifico. Poi diciamo che quando si parla di portualità non puoi non parlare di Genova, con tutte le contraddizioni. Qui noi sicuramente stiamo ragionando con gli enti preposti per lavorare. Abbiamo già, faremo due nelle isole, poi tre aperture nell'Adriatico, e poi vorremmo partire proprio da Trieste e lanciamo proprio oggi questa iniziativa con il pubblico e con il privato per portare la nostra esperienza anche in questa area, che è un'area difficile, un'area molto complicata perché è un porto importantissimo con delle meraviglie a pochissime miglia. Bene, grazie, grazie molte. Anche la passione, quando come IT Club cerchiamo di scegliere i soggetti che vengono a parlare alla nostra tappa, cerchiamo anche persone che abbiano passione nel fare quello che fanno, perché ci sembra che quello possa contraddistinguere un po' il modo in cui si fanno le cose, no? Quindi il crederci valorialmente al di là di quello che si deve fare. In tal senso direi che invito Li Conti, che è responsabile dei progetti scientifici di una bellissima iniziativa che si chiama azienda, iniziativa, associazione che si chiama Outdoor Portofino, e loro hanno messo insieme sport, scienza, conservazione dell'ambiente, veramente una bellissima esperienza. Se ti vuoi presentare intanto io arrivo ad aprire. Certo. Grazie mille Daniela per l'introduzione, ciao a tutti quelli in sala, sia le persone che ci seguono da casa. Io sono Arianna Li Conti, sono un'ecologa marina e mi occupo dei progetti scientifici di Outdoor Portofino. Di base mi sono sempre dedicata alla scienza, però sono sempre stata una persona che ama vivere il mare e ho trovato in Outdoor Portofino una realtà che mi ha permesso di unire le due cose, quindi lo sport, la scienza, la conservazione e anche la divulgazione verso il mare. E, in particolare, vabbè, racconto un poco di Outdoor Portofino. Outdoor Portofino è una... un po' indietro. Ok, eccolo qua. Niente. Allora, Outdoor Portofino è una società sportiva, principalmente di base siamo a Niasca, Portofino, che non so se conoscete, proprio la baietta dopo Paraggi, un piccolo angolo di paradiso che si sposa benissimo con i nostri progetti. Di base Outdoor Portofino è nata con Luca Tixi, che anche lui è un biologo marino, appassionato di sport, che ha deciso di unire, diciamo, le due realtà della biologia marina con il vivere
il mare. Adesso ci occupiamo di promuovere delle esperienze per fare conoscere il mare dal mare. A me piace sempre dire che mi piace tantissimo parlare di mare proprio direttamente nel mare, che sia a bordo di un kayak, magari sott'acqua o facendo snorkeling. E attraverso queste esperienze, proprio del vivere il mare, conoscerlo da dentro, vogliamo promuovere un cambiamento proprio all'interno delle persone, per farlo scoprire anche attraverso quella che è la nostra esperienza più gioiosa e del benessere del mare. Questa è la base nautica di Miasca, che è un piccolo angolo proprio di paradiso. È la prima volta che ci sono andata, sono rimasta rapita da questo luogo, che si sposa benissimo come luogo proprio di fulcro di tutti i nostri progetti, e dove le attività, in particolare di Citizen Science, di cui parlerò, ci rientrano benissimo. Siamo anche alle Cinque Terre, con una piccola base nautica anche lì alle Cinque Terre, e lavoriamo molto all'interno del comune di Genova. Allora, prima di tutto, che cos'è la citizen science? È un po' questa scienza dei cittadini. Essenzialmente, l'abbiamo visto oggi, la giornata mondiale degli oceani, dell'oceano anzi, perché alla fine è uno solo e soprattutto è veramente grandissimo. Grandissimo, 71%, molto molto profondo. E alla fine noi scienziati siamo veramente pochi, non riusciamo a monitorarlo tutto, non ce la facciamo. E proprio in questo entrano in gioco le persone che vivono il mare per piacere, per sport, per lavoro, in tanti modi diversi, perché loro possono essere proprio gli occhi delle persone. Mi è piaciuto molto nel documentario Close to Home, si diceva nuovi sguardi più attenti e consapevoli, proprio perché magari raccontando alle persone che vivono il mare ogni giorno come possono essere utili alla sua conservazione, potrebbe essere, diciamo, la chiave giusta per cercare di raccogliere più dati e di conservare al meglio uno spazio che è veramente grandissimo e da solo la comunità scientifica non ce la fa. E in questo caso proprio la comunità water sports, quindi degli sport che si praticano in mare, dal nuoto alla vela, al kayak, alla subacquea, tutto quello che si fa in mare può essere realmente utile alla conservazione marina. E qui si collocano i progetti scientifici di Ador Portofino, dove stiamo un po' cercando di collegare gli scienziati che magari hanno bisogno di dati in diverse realtà, gli sportivi che non vogliono solamente godere del benessere del mare e allenarsi nel mare, ma vogliono anche essere utili alla sua protezione. E specialmente negli ultimi anni c'è stata una grandissima attenzione proprio da parte degli sportivi, che venivano da noi dicendo: "Kai, ma io mi faccio questa tratta in kayak per allenarmi ogni giorno, se mi potessi portare qualcosa che nel frattempo monitora il mare potrebbe esservi utile." Quindi stiamo facendo un po' un matching, una specie di Tinder tra scienziati e sportivi. All'interno di questo si collocano una serie di progetti che stiamo portando avanti. Uno è questo progetto Microplastic Hunters, che è nato in realtà qualche anno fa insieme al CNR, in particolare il Centro degli Impatti Ambientali, quindi insieme a Marco Femali e Francesca Garaventa, avevano sviluppato una mini manta. Essenzialmente gli scienziati con le grandi navi si trascinano dietro, per monitorare plankton e microplastica, una manta, che è essenzialmente un retino con dei galleggianti che setaccia un po' con l'acqua. Noi ne abbiamo fatta una versione un po' più piccola, che può essere trascinata da kayak o da SUP. Essenzialmente la stiamo testando adesso, proprio domenica, quindi 2 giorni fa eravamo in area marina protetta a fare il secondo monitoraggio ufficiale insieme anche al CNR, e i dati sembrano ben sperare, quindi che una cosa che si potrà utilizzare per dei monitoraggi prima di tutto a impatto zero alla fine, perché non devi utilizzare benzina per muovere magari i gommoni o le grandi navi, e soprattutto che permettono di monitorare l'acqua molto vicina alla costa, che normalmente è un luogo che viene escluso dai monitoraggi tradizionali. E poi, sempre diciamo all'interno diciamo dello sport da pagaia, si colloca Brizzo, e stiamo lavorando insieme a ON Engineering e l'ITT di Genova per creare un piccolo device che può essere attaccato al kayak e monitorare dei parametri oceanografici mentre pagai, essenzialmente. E all'interno di questo stiamo lavorando anche molto con iModNet, quindi un network molto grande anche di raccolta proprio di questi dati, per permettere proprio alle persone che fanno magari delle tratte molto spesso, anche lunghe, di poter raccogliere dati scientifici. Abbiamo partecipato anche a altri progetti LIFE, tra cui il progetto della patella ferruginosa di cui si stava parlando prima,
proprio perché la costa, okay, il mare è grande, la costa è anche molto lunga e frastagliata. Le persone magari che fanno kayak o anche sport un po' più innovativi, come per esempio il coasteering, che essenzialmente è un canyoning, però che si fa in mare, molto divertente, ritrovi un po' il bambino che è in te e puoi proprio scoprire la fascia poco sopra e poco sotto la marea con tantissima attenzione. Questo ci ha permesso di scoprire addirittura alcune esemplari di Padella ferrugina in area marina protetta che ancora la comunità scientifica non conosceva, che adesso stiamo proprio monitorando attraverso questi sport. Quindi stiamo coinvolgendo proprio il pubblico che pratica questi sport nel monitorare, nello scoprire degli animali che sono importantissimi tra i molluschi, diciamo, più in via di estinzione del Mediterraneo. E sempre all'interno del progetto LIFE abbiamo partecipato anche a Rock Pop, che è un progetto dedicato a un'alga particolare, la cistoseira. Quest'alga crea delle foreste bellissime all'interno dei nostri mari, e dove proprio la biodiversità esplode in abbondanza, come se fosse proprio un habitat tridimensionale dove gli animali si possono nascondere, possono trovare rifugio, possono trovare da mangiare. E anche qui con i nostri kayak, comunque la nostra expertise in acqua, ci siamo messi al servizio della comunità scientifica per fare, diciamo, per reinstallare queste alghe. E tra l'altro recentemente abbiamo anche vinto un progetto finanziato da EOCA, che è la European Outdoor Conservation Association, dove comunicheremo in particolare la bellezza di questi giardini, coinvolgendo le persone che magari come turismo partecipano ad attività sportive proprio nella restaurazione di quest'alga. Ci siamo quasi, è finito. Sì, sì. E all'interno di tutti questi progetti si colloca anche CRABS, che è un po', è un granchio, ovviamente è l'acronimo di granchio in inglese, ma anche l'acronimo di Clean Up, Ricerca e Azione per la Biodiversità e la Salvaguardia, dove abbiamo creato un team di persone che sono molto forti a livello sportivo, proprio le abbiamo formate durante tutto l'anno per essere in acqua anche in condizioni magari dove normalmente non ci si può stare, per proprio compiere tutte queste azioni di citizen science e di pulizia. Sono stati proprio i ragazzi del Team CRABS a partecipare al monitoraggio delle microplastiche questa domenica, grazie al supporto della The North Face. Quindi attraverso un po' questi progetti vogliamo fare un po' questo match, vogliamo essere multidisciplinari, collegare la realtà. Attraverso lo sport, secondo noi, può essere realmente una chiave per collegare le persone al mare e renderle anche utili alla conservazione. Quindi mi appello anche, diciamo, a tutte le persone che ci stanno vedendo, considerate un po' la comunità Watersport come un'armata al servizio della ricerca e conservazione marina, e magari le basi che abbiamo, dove abbiamo persone che vanno in acqua ogni giorno, come proprio dei case study anche per testare magari delle componenti anche più innovative per il monitoraggio dell'ambiente marino, e come per esempio stiamo anche facendo grazie anche al supporto del Blue District, e adesso insieme sempre al CNR porteremo uno di questi progetti anche a Nervi direttamente, quindi proprio qui vicino. E per concludere, buona giornata mondiale dell'oceano a tutti quanti, speriamo di non solo conoscerlo ma soprattutto viverlo di più, quindi noi vi aspettiamo anche presso, diciamo, le nostre sedi per vederci anche in acqua e scoprirlo tutti insieme, sia sotto il pelo dell'acqua che sopra. Quindi grazie. Molto grazie Arianna per questa apertura che ci hai dato, e quindi anche le possibilità che ognuno di noi ha per affrontare questo tema. Ricordiamoci sempre che il salone si chiama Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa e dell'Innovazione, e questo è un vero esempio di social innovation, di innovazione sociale, perché mette insieme tanti mondi diversi, stimola le risorse di ognuno, facendo delle cose belle come lo sport, come stare in mare, per chi vive sulla costa è normale, ma mai abbastanza, perché in realtà potremmo utilizzare meglio ulteriormente e conoscere questo mare. Questo tema dei dati che Arianna sottolineava è molto importante, no? Noi sappiamo oggi che tutti abbiamo bisogno per prendere decisioni di avere dati, e come si raccolgono i dati, e questa modalità di raccolta dei dati veramente la trovo molto, molto interessante. Bene, abbiamo finito questa parte, ringrazio tutti, di presentazione di casi
operativi. Poi abbiamo ancora due esperienze innovative, poi abbiamo finito. Siamo in ritardo di pochissimi, di 3 minuti direi, quindi siamo a posto. Mi sento che va bene così. Abbiamo la dottoressa Despina Fragoli che dovrebbe essere collegata. Io non ho potere, eccola, la vedo. Sì, buongiorno. Perfetto, benissimo, buongiorno, grazie. È una ricercatrice del gruppo Smart Materials dell'Istituto Italiano di Tecnologia e ci presenta un progetto piuttosto interessante intitolato Water First. Se lei vuole condividere le sue slide, sì. Noi siamo pronti. Eccoci qui. Allora, grazie mille per l'invito e l'introduzione. Vi parlerò un po' per le tecnologie e i materiali che stiamo sviluppando all'Istituto Italiano di Tecnologia e in particolare al gruppo di Smart Materials per il trattamento e il recupero dell'acqua. Noi a LITI, gli ultimi anni, stiamo lavorando seguendo un po' le direttive anche come si sono messi a punto dalla ONU tramite i Sustainable Development Goals. Stiamo lavorando in stretta collaborazione tra diversi gruppi, però anche con enti esterni, per provare di trovare soluzioni e affrontare un po' questi target che si sono descritti da questo documento. In particolare il target 6 che ha da fare con l'acqua pulita e la sanificazione. Sul target 6 stiamo lavorando nel gruppo per trovare soluzioni, quindi trovare materiali e tecnologie che possono affrontare la scarsità dell'acqua, quindi trovare modi alternativi di offrire acqua pulita, acqua potabile da fonti non convenzionali, come per esempio l'acqua salata, l'acqua inquinata o l'umidità. E stiamo anche stiamo ricercando modi, materiali e tecnologie per trattare l'acqua a refluo, quindi con maggiore efficienza. Tutto questo lo stiamo facendo avendo sempre in mente e seguendo sempre la regola che i materiali che stiamo sviluppando devono essere sostenibili, quindi devono provenire da fonti rinnovabili, fonti rinnovabili come per esempio i scarti agroalimentari. E anche che questi materiali devono funzionare con minor possibile energia necessaria, quindi devono richiedere poca energia per funzionare bene. E per questo motivo stiamo anche lavorando utilizzando energie rinnovabili come per esempio la luce del sole. Tutto questo lo stiamo facendo perché vogliamo offrire soluzioni, offrire tecnologie che possono essere utilizzati dal maggior parte dei paesi, della popolazione possibile, anche i paesi in via di sviluppo che forse a questo punto le loro risorse non sono così tanto tante per avere soluzioni buone. Ora vi mostro un po' di esempi sui materiali che stiamo facendo nel laboratorio. Il primo esempio ha da fare con materiali che possono essere utilizzati per il recupero dell'acqua dai fonti non convenzionali, come per esempio l'acqua salata o inquinata o l'umidità. Questo lo facciamo sviluppando materiali che possono catturare nella loro struttura l'acqua o l'umidità e poi in presenza di acqua, del sole, della luce solare, questi materiali possono riscaldarsi in modo abbastanza efficiente per trasformare questa acqua intrappolata in vapore. Questo vapore poi possiamo recuperarlo tramite condensazione e arrivare a acqua pulita.
Per fare tutto questo dobbiamo seguire strette regole per farli funzionare questi materiali. Le regole sono che il materiale deve assorbire la luce solare, deve trasformarlo in calore e questo calore deve essere localizzato dentro il materiale. E allo stesso punto questo materiale deve intrappolare, trattenere in modo continuo l'acqua l'acqua o l'umidità e permettere al vapore di scappare dal materiale con il modo più facile possibile. Quindi seguendo tutti questi queste regole abbiamo fabbricato materiali che sono di origine sintetica, però sono molto leggeri e materiali molto, molto economici, e anche materiali che provengono da fonti di scarti agroalimentari. Come si vede sull'esempio, con la loro struttura interna, utilizzando un microscopio a scansione, si vede che questi materiali hanno porosità molto particolare, quindi hanno pori di diverse dimensioni. Allo stesso tempo possono galleggiare sull'acqua e possono anche trattenere acqua nella loro struttura, e poi in presenza del sole, della luce solare, i materiali si riscaldano localmente. Questo calore, che questa temperatura, aumento di temperatura, è abbastanza di provocare la trasformazione dell'acqua intrappolata in vapore, e questo vapore poi possiamo recuperarlo in forma di acqua. L'acqua che recuperiamo con questi metodi è acqua pulita, quindi non contiene i sali o gli altri inquinanti che erano presenti all'acqua iniziale, da dove è provenuto il vapore. Un secondo esempio ha da fare con il riutilizzo di materiali, quindi materiali che si sono sviluppati per un motivo specifico, per esempio spugne di poliuretano sviluppati per l'imballaggio o il packaging. Noi li prendiamo quando hanno finito la loro funzione principale e li stiamo trasformando in materiali funzionali e smart. Per esempio, su queste spugne le abbiamo trattate per trasformarli in materiali che possono essere, che sono super idrofobici, quindi come si vede sul video, la goccia dell'acqua non si attacca, non può essere depositata sulla spugna, e allo stesso tempo questa spugna può assorbire in modo molto efficiente l'olio. Quindi queste spugne possono assorbire e pulire l'olio dell'acqua in modo molto selettivo, e allo stesso tempo possiamo aggiungere altre funzionalità. Quindi questa spugna possiamo farla magnetica e possiamo a questo modo attuarla tramite un magnete esterno, guidarla sull'acqua verso il punto dove ci sono i punti dell'olio che... E così la spugna lo assorbe e possiamo poi recuperarla. E l'ultimo esempio ha da fare con il sviluppo di materiali porosi, dove il loro componente principale è un scarto agroalimentare, per esempio i fonti di caffè. Quindi noi prendiamo i fonti di caffè, la polvere, e poi la trasformiamo in spugne, e queste spugne li possiamo utilizzare per rimuovere dall'acqua i metalli pesanti. E questo perché il caffè ha un'affinità molto specifica per i metalli pesanti, un'affinità chimica. E quindi queste spugne possono rimuovere piombo o mercurio dall'acqua. Con la stessa idea abbiamo anche sviluppato altri tipi di spugna, come questa spugnetta che contiene come componente principale la buccia di arancia. La buccia di arancia ha componenti, gruppi chimici che sono molto, molto, possono assorbire, possono interagire bene con molti inquinanti organici. E qua vediamo un esempio, quindi se mettiamo la spugna in acqua che contiene coloranti come inquinante, dopo qualche tempo la spugna
concentra tutte le molecole del colorante nella sua struttura e l'acqua rimane pulito. Quindi con tutti questi esempi spero che vi ho mostrato un po', dato un spunto delle cose che stiamo facendo in laboratorio, dove i metodi e i materiali che stiamo utilizzando sono sostenibili, a basso costo, possono essere scalati facilmente e possono anche essere utilizzati in diversi contesti e da diversi paesi anche in via di sviluppo. Grazie mille per la vostra attenzione. Molte grazie. E siamo entrati nel tecnico, nello specifico, però questo magari non abbiamo compreso bene tutto, però credo che sia importante sapere che tipologie di studi, che approfondimenti ci sono per poter arrivare a produrre acqua pulita in contesti in cui è difficile farla arrivare o quant'altro. Bene, abbiamo il nostro ultimo intervento, ma come si dice, last but not least, Gianluigi Redegalli, che è fondatore di Vatred e ci presenta il progetto Onnavat. Sì. Mentre tu ti presenti, io... Buongiorno a tutti, intanto grazie appunto per averci concesso la possibilità di partecipare a questo evento. Io sono Gianluigi Redegalli, uno dei soci fondatori di Vatred SRL. Gli altri soci sono Andrea Battaglia, che è qui con me oggi, e mio fratello Massimo Redegalli. Vatred è una startup innovativa costituita a febbraio di quest'anno. Scusate, ci sono quasi. Sì. E vabbè, intanto appunto siamo una startup innovativa costituita a febbraio di quest'anno. Abbiamo sede a Genova e lo scopo principale di Vatred è la prototipizzazione e successiva commercializzazione del nostro brevetto, sì, troppo, ecco, okay. va bene qua, okay. di un nostro brevetto relativo ad un apparato per la trasformazione dell'energia del moto ondoso in energia elettrica. Il nome del progetto è Onnavat, appunto abbiamo cercato di studiare un nome che desse un'immediata e intuitiva, diciamo, idea della sua finalità. I punti di forza del nostro progetto e quindi dei nostri apparati sono la disponibilità della fonte onda marina, la semplicità di funzionamento e di realizzazione dei nostri apparati, la produttività, infatti dai calcoli eseguiti risulta estremamente performante il nostro apparato, controllabilità in quanto in ogni fase del processo di produzione Onnavat è controllabile tramite un sistema di controllo e gestione. Flessibilità e logistica, in quanto le ridotte dimensioni garantiscono un basso impatto dei costi di trasporto e di stoccaggio. Competitività, in quanto oltre ai risultati dei calcoli, noi intendiamo, cercheremo di mantenere un prezzo basso, un basso costo quindi per l'acquisto. Ecocompatibilità, in quanto Onnavat sarà realizzato con materiali riciclati e riciclabili. Ed inoltre le ridotte dimensioni garantiscono il rispetto delle prescrizioni e l'adattabilità alle prescrizioni dei piani di protezione dell'ecosistema costiero. Ok, qui abbiamo schematizzato il nostro apparato ed il suo funzionamento in linea generale. Onnavat è formato da due elementi, uno fisso ed uno mobile. L'elemento fisso è costituito da un tubo chiuso, galleggiante, ancorato al fondale marino tramite delle zavorre e al cui interno è alloggiato il cuore di Onnavat, il sistema di controllo e gestione ed il sistema di segnalamento e trasmissione dati. Il secondo elemento è costituito da un galleggiante in grado di muoversi lungo l'elemento principale. La produzione di energia elettrica avviene proprio grazie a questo movimento relativo tra i due elementi. In sintesi, la spinta di Archimede che agisce sul galleggiante viene trasformata in una coppia applicata ad un generatore. Come siti di installazione abbiamo individuato fondamentalmente le aree marine antistanti i porti turistici, stabilimenti balneari,
depuratori e comunque aree marine antistanti, tratti di costa antropizzati e dotati di, già di infrastrutture. Da quest'altra diapositiva, non so se si, no, non si vede benissimo, però l'abbiamo messa apposta proprio per dare l'idea di quelle che sono le dimensioni reali che intendiamo dare ai nostri generatori rispetto alle dimensioni delle infrastrutture presso le quali possono essere installati. Qui ad esempio abbiamo un porto turistico. La vocazionalità del territorio nazionale nei confronti dei nostri generatori Ondavat è evidente, infatti lo sviluppo costiero italiano è di circa 7500 km, lungo i quali sono realizzati circa 30 porti e 500 porti turistici. Di questi, tengo a precisare oggi, visto che siamo qua, il 10% circa di queste infrastrutture sono dislocati lungo i 350 km di costa liguri, che quindi costituiscono potenzialmente un ottimo punto di partenza per le future installazioni. In generale, se ipotizziamo di installare 20 generatori all'esterno delle aree portuali principali e 5 all'esterno dei porti turistici, senza considerare le altre possibilità di installazione, otteniamo un totale di circa 3.100 generatori installabili su tutto il territorio nazionale. Se poi estendiamo la nostra visione all'intero bacino del Mediterraneo e rapportiamo tutto ai 45.000 km di costa dello sviluppo, appunto del bacino del Mediterraneo, otteniamo un complessivo di circa 20.000 apparati installati. Per quanto riguarda costi e produttività dei nostri apparati, noi abbiamo ipotizzato come prezzo di vendita 50.000 euro ad apparato. Facendo un piccolo esempio di un campo marino costituito da 5 generatori, abbiamo stimato opere impiantistiche di installazione di circa 250.000 euro, arriviamo ad un costo complessivo di 500.000 euro per una produttività annua media pari a 900.000 kWh. Ora, se noi confrontiamo questi dati con altri sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come fotovoltaico o eolico, sempre in condizioni medie diciamo, e ipotizziamo di produrre un migliaio di megawattora all'anno, otteniamo che col sistema Ondavat abbiamo un costo di impianto pari a 560.000 euro, con il fotovoltaico siamo a 1.890.000 euro e con l'eolico siamo intorno ai 670.000 euro. Da questo risulta evidente che il nostro sistema Ondavat sia estremamente competitivo e quindi è giustificata ogni forma di investimento per il suo sviluppo. E attualmente la nostra priorità è proprio quella di reperire i fondi e i finanziamenti al fine di realizzare il prototipo, eseguire i test necessari e procedere con la industrializzazione e commercializzazione del nostro prodotto, in modo da poter concretizzare il nostro sogno e questa grande opportunità per l'ambiente e quindi per tutti. Grazie. Bene, molte grazie a voi. Bene, grazie a tutti, invito Rossella. Devo dire che dei tanti sguardi che potevamo avere sul mare, sugli oceani, abbiamo visto animali, abbiamo visto prodotti alimentari, abbiamo visto energia, acqua che si può trasformare in acqua da bere, dati, informazioni, sport. Insomma, come non appassionarci a mantenere al meglio, a tutelare al meglio questo mare? Veramente potrebbe diventare un elemento vitale per ognuno di noi. Lo dico per chi abita su questo territorio, perché lo vediamo tutti i giorni, grazie a Dio, ma forse anche per tutti gli altri. Rossella. Bene. Allora, gli spunti sono stati tanti e devo dire anche molto diversificati. Io porto a casa, diciamo, alcuni messaggi condivido con voi intorno a due o tre parole chiave. Concretezza, cioè credo che chi si occupa di CSR da tanti anni, come ce ne occupiamo noi,
sia un po' stufo di parole vuote, no? Daniela ha detto basta che non sia una valigia. Una parola valigia. Metti tutto nella stessa. M'ha colpito la parola valigia. Però abbiamo bisogno di cose concrete, ecco. E queste tra l'altro sono fondamentali perché le dichiarazioni di principio sì, sono importanti, ma è il fare, no? Quello che conta. Quindi devo dire che tutti gli esempi partivano dalla concretezza e mi sembra un'ottima cosa. Seconda parola è la consapevolezza, perché in effetti è molto cresciuta la consapevolezza in tutte le organizzazioni, pubbliche e private, ecco, forse sulle pubbliche, un po' di, adesso tanto l'assessore non c'è, ma un po' il sindaco. Un po' di più ci sarebbe da fare, però direi che con un po' di spirito di buona volontà la consapevolezza sta crescendo. Io credo molto nella responsabilità individuale, cioè sembra banale dirlo, ma anche le organizzazioni, le imprese, le associazioni sono fatte di persone e quindi se ognuno di noi ha la consapevolezza della sua responsabilità, sapendo che ogni azione ha delle conseguenze, probabilmente riusciamo anche a dare una spinta anche alle organizzazioni, per esempio, nelle quali lavoriamo. Quindi responsabilità, consapevolezza, collaborazione. Bene, questo mi ha molto colpito l'esempio di Portofino Outdoor, Outdoor Portofino, non so, sport e sostenibilità, l'ho trovata una roba geniale, veramente, di questo io ne parlerò anche nel mio blog perché la trovo veramente geniale, trovare la collaborazione anche con soggetti che magari non pensavamo potessero essere agenti di trasformazione, agenti di cambiamento, agenti di ricerca. E quindi e poi la collaborazione comunque un po' in tutti gli interventi è stata sottolineata. Altra parola fondamentale, soprattutto negli ultimi due esempi, quindi è stata innovazione, che vuol dire sperimentazione, capacità di appunto provare strade nuove che a volte possono anche non portare immediatamente risultati, perché sperimentare vuol dire anche rischiare, eh? Però se non c'è cambiamento, non ci può essere un vero cambiamento se non si sperimentano strade nuove. Quindi su tutte la frase che ti ha colpito è: in mare c'è ancora tanto da fare e dobbiamo correre tutti insieme, quindi l'urgenza è quella che diciamo ci deve stimolare a lavorare in modo concreto, consapevole, collaborativo, innovativo, perché se no Rinascere Sostenibili dobbiamo cambiare titolo. Vi aspettiamo tutti, ringrazio ancora Etic Lab, Acquario di Genova e tutti quelli che hanno voluto essere con noi stamattina, e l'appuntamento, come sapete, è il 12 e 13 ottobre a Milano in Università Bocconi. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.